Allora, grazie ancora a tutti i nostri ospiti che hanno partecipato a questa terza lezione meridionale. Abbiamo iniziato questo cammino come Laboratorio Sud in collaborazione tra Transform Italia e LEFT, perché pensiamo appunto che la questione meridionale ancora oggi ponga delle questioni irrisolte nello sviluppo del nostro paese e della sua democrazia. E lo abbiamo diviso temporalmente in tre tempi, dalla nascita dello Stato italiano fino ai giorni nostri. Oggi facciamo la parte che si dedica dalla Costituzione della Repubblica ai giorni nostri e quindi lo sviluppo ultimo che la questione meridionale ha avuto nella crescita, nello sviluppo della democrazia e dell'economia nazionale. E con me oggi introdurrà Natale Cucurese, che il Laboratorio Sud con noi segue dall'inizio questo percorso e che appunto focalizzerà sulle questioni attuali, quelle questioni che vogliamo affrontare oggi e i temi. A Natale, a te la parola. Sì, grazie, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Do il benvenuto a questa terza parte di lezioni meridionale che, come ricordavi, riguarda la questione meridionale nelle vicende della Repubblica Italiana. Un capitolo controverso quanto gli altri due, diciamo così, delle puntate precedenti che dà continuità e spessore al percorso tracciato da queste lezioni meridionali, così come voluto dal Laboratorio Sud. Laboratorio Sud che a nostro avviso sta svolgendo approfondimenti importanti come sull'autonomia differenziata, le lotte sui territori, il PNRR al Sud, l'impatto della pandemia e come in questi ultimi tre incontri la questione meridionale appunto dal 1861 ad oggi, analizzandone anche relativi aspetti politico-sociali. Hai fatto bene a ricordare la collaborazione con Transform e col settimanale LEF, dove io stesso collaboro, dove scrivono anche Morea, Mosacchio, Loredana Marino, lo stesso Russo Spena, che fa parte del Laboratorio Sud e che stasera è tra i relatori. Per cui, inutile dire, molti dei temi qui trattati poi trovano rispondenze e diffusioni anche sulle pagine di LEF e di Transform. Ricordo che il nostro percorso come Laboratorio Sud è iniziato da più di un anno, dal novembre 2019, dapprima con incontri tematici regionali in presenza, poi purtroppo con l'avvio della pandemia il percorso è proseguito fino ad oggi con dirette video come questa, che speriamo e crediamo, almeno dai riscontri che abbiamo avuto, che insomma sono state altrettanto interessanti. Ora, venendo a noi, come detto, siamo qui per la terza lezione, che è in continuità con le due precedenti, che hanno riguardato un percorso storico importante e doloroso, come quello attraversato dal Mezzogiorno dal 1861 ad oggi, e che ci ha condotto dall'inizio dello Stato unitario, fondamentalmente uno Stato dell'élite, in continuazione anche in termini di numerazione di legislature parlamentari col Piemonte savoiardo, e che ne rappresenta semplicemente un ingrandimento, una semplice annessione di territori. Alcuni governati con spirito coloniale, pugno di ferro, come nel caso del Meridione. In poche parole, è stata una delle tante rivoluzioni tradite che caratterizzano da secoli la storia del Mezzogiorno. Il tutto è stato analizzato nella prima puntata di questo percorso, dove si è cercato di entrare anche in aspetti sociologici e di cultura popolare. Il secondo incontro, quello di sabato scorso, ci ha visto ripercorrere il passaggio dallo Stato liberale al regime fascista, legando in larga parte l'analisi ovviamente alla questione meridionale di Gramsci, anche qui ricercando le responsabilità dell'élite e le conseguenze soprattutto sulle classi popolari. Ora siamo qui, come detto, per il terzo incontro, la questione meridionale nelle vicende della Repubblica Italiana. Ora, giunti a questo punto, forse qualcuno si domanderà: ma esiste ancora una nuova questione meridionale, ora che siamo una repubblica? Dopo la caduta del fascismo e di Casa Savoia, esiste ancora una questione meridionale dopo l'entrata in vigore della Costituzione nata dalla Resistenza? E
perché se così fosse vorrebbe semplicemente dire che qualcosa non ha funzionato e che la Costituzione, soprattutto nella sua prima parte, non è stata e non è applicata. Come sappiamo, purtroppo, è proprio così con tutta evidenza. Non è stata applicata del tutto. Basti ricordare, e stasera c'è chi lo farà, le lotte operaie e di contadini al sud o le lotte di movimenti degli anni 60 e 70, le lotte operaie, i governi della Prima Repubblica e la Cassa del Mezzogiorno, che è vero che ha tirato tante critiche, ma che in realtà durante la sua esistenza ha visto il paese vivere il suo unico boom economico. Ricordando che anche l'ingresso in Europa non ha portato a un gran giovamento al sud, visto che anche i fondi del PNRR, stasera ci sarà chi ne parlerà, che dovevano andare, secondo i criteri europei, che ricordo, principalmente a quei territori con più residenti, con maggior disoccupazione, minor prodotto interno lordo. Ricordo che la macroregione sud, da questo punto di vista, è la più disastrata del continente, al fine di ridurre le differenze tra le diverse regioni e che vedeva quindi il Sud teoricamente beneficiario del 65% dei fondi, purtroppo anche questa ennesima occasione di equità, voglio dire, al Sud si perde, visto che il Sud vede ridotta la propria quota di spettanza, se va bene, al 40%, grazie alle decisioni del centrodestra leghista e del centrosinistra protoleghista. Ora al governo con Draghi. Inoltre, va detto, questa Unione Europea a matrice liberista e sbilanciata verso i bisogni della finanza e pare poco attenta ai bisogni dei cittadini. Tant'è vero che in un sondaggio di solo 2 giorni fa il 23% dei cittadini europei ha dichiarato di aver fiducia nell'Unione Europea, quindi solo il 23%. D'altra parte, quello che sta avvenendo in Italia non lascia ben sperare nemmeno per il futuro, visto che la Commissione europea ha imposto al Parlamento, per ricevere i fondi del PNRR, il proprio cronoprogramma delle riforme, che sarà controllato semestralmente dalla Commissione e l'erogazione dei fondi resterà a rischio nei prossimi anni e diventa quindi un utile strumento di ricatto e nei fatti ha commissariato il Parlamento. Così, mentre in Italia ci si arrangia come si può fra prestiti che tutti ripagheremo, e scippo di fondi tra i territori, negli Stati Uniti Joe Biden prepara un piano di infrastrutture per 2.300 miliardi di dollari, aumenta il salario minimo, aumenta le tasse ai ricchi con una patrimoniale a partire da soli 400 mila dollari, si prepara a mandare all'asilo gratuito tutti i bambini americani, 2 anni gratis nei community college e fondi a pioggia in borse di studio per studenti universitari meritevoli e bisognosi. Rilevante poi anche il fatto che il presidente americano ha sbugiardato la teoria del trickle down, che in Italia possiamo tradurre come la teoria della locomotiva, che come tutti ricordiamo è sostenuta da ormai più di 20 anni, anzi quasi 30, dagli economisti liberisti del nostro governo ed è alla base della richiesta di autonomia differenziata. E il presidente americano ha sostenuto che la crescita economica, giustamente ha sostenuto, non fa bene a tutti, ma avvantaggia solo i più ricchi, quindi non sgocciola nulla, perché il trickle down, diciamo sgocciolamento in italiano, quindi non sgocciola fondi o benefici per i territori più poveri, in poche parole. E dopo qualche titubanza va anche detto che ha schierato gli Stati Uniti per la sospensione di brevetti sui vaccini. In ultimo, vi do una notizia che è di ieri, il Senato americano ha varato politiche per contrastare i divari territoriali con nuovi centri di sviluppo tecnologici situati al di fuori delle zone delle città più ricche. Secondo la stampa americana, la più importante decisione di politica di sviluppo regionale per gli Stati Uniti dai tempi della Grande Depressione. Ora, è chiaro che è molto facile fare un paragone con quello che stiamo vivendo in Italia. Allora, il PNRR italiano invece finanzia centri di ricerca e trasferimento tecnologico, ma non dà alcuna indicazione sulla loro localizzazione territoriale. E così possiamo dire che siamo quasi certi, per non dire certi, visto che ci sono già in corso delle polemiche anche tra Torino e Milano, che finiranno questi centri sempre nelle città più ricche del nord. La stampa italiana tacerà, come sempre,
essendo la proprietà di giornali e televisioni in mano a pochi imprenditori del nord. Ed infatti la notizia, questa notizia che vi ho appena dato, l'ho letta direttamente sui giornali statunitensi in rete, mentre di questa notizia non c'è nessuna traccia sui giornali italiani. Ora, è lungi da me glorificare la politica americana che, ad esempio, insieme all'Unione Europea mantiene l'embargo su Cuba, anche l'Italia ovviamente, ma è rilevante che anche gli Stati Uniti ora superano l'Italia a sinistra, non che ci volesse molto, e tendono a risolvere o ad attenuare i loro squilibri territoriali. Mentre l'Italia resta in mano al governo dei migliori, cioè un banchiere affiancato da tecnocrati, quanto di più classista si possa pensare, e la cosiddetta sinistra parlamentare di governo si ritrova nuda, balbettante e col cerino acceso in mano nel sostenere Draghi, che, a differenza di quanto detto di Biden, ha tolto il salario minimo dal PNRR, ha fatto l'ennesimo condono, guai a parlare di patrimoniale, addirittura a 1 milione di euro, era stato proposto, o di tasse di successione per i più ricchi. Fa orecchie da mercante in merito alla sospensione dei brevetti sui vaccini e prosegue senza indugio sulla strada dell'autonomia differenziata, visto che nel testo del DEF si legge che per la prossima legge di bilancio 2022-2024 il decreto legge sull'autonomia differenziata sarà tra le leggi collegate. Ora, fatta questa premessa, direi che è ora di iniziare. Ricordo che avete a tutti quei amici, compagni che devono intervenire, avete un quarto d'ora a testa per gli interventi circa. Vi chiedo di presentarvi all'inizio del vostro intervento brevemente. Ci sarà al termine degli interventi uno spazio dibattito per eventuali ulteriori specifiche, approfondimenti e anche per rispondere a eventuali domande degli ascoltatori. E io seguirei la scaletta scritta sulla slide che abbiamo diffuso e per cui passerei alla prima relazione che tratterà delle lotte operaie e lotte contadine nel sud della prima metà del Novecento a cura di Ciro Raia, a cui do la parola. Grazie. Buonasera, intanto grazie per l'invito. Io sono un preside in pensione e mi interesso la passione per la storia. Sono il presidente del DIRESCOL, che è l'Istituto regionale per lo studio della storia dei comuni e delle comunità locali. È chiaro che il tempo a disposizione è molto, molto limitato per svolgere, insomma, un percorso così impegnativo e che se dovesse essere dettagliato ci porterebbe via molto tempo. Comunque, proprio partendo dall'introduzione di chi mi ha preceduto, possiamo ben dire che esiste ancora oggi una questione meridionale e di converso questa questione meridionale diventa sempre più ampia e drammatica perché abbiamo di fronte una questione settentrionale che la politica italiana, che la dirigenza italiana non è riuscita in alcun modo, o probabilmente non ha volontà mettere a disposizione, di risolvere in un qualche modo. D'altra parte, la storia del mezzogiorno, del meridione, nello Stato unitario, è nata e continua a vivere in uno Stato sempre che è sotto il segno di una continua emergenza. C'è una stima fatta intorno, mi pare, al 1938, intorno alla fine degli anni 30, dove si diceva, per esempio, che la disponibilità annua per abitante, del nord, la disponibilità era di 3.400 lire a fronte di 1.700 lire di un abitante del sud. Per cui il Mezzogiorno continuava a presentare una sacca di arretratezza, di miseria, data ovviamente anche dall'ampia estensione geografica, dal deserto che spesse volte ci si è trovati di fronte. E dal 1861, dalla data dell'Unità d'Italia, agli anni a cui ho fatto riferimento, alla fine degli anni 30, nel Mezzogiorno c'è stato comunque un aumento naturale di popolazione di circa 10 milioni
di abitanti, ma di effettivo aumento della popolazione forse meno della metà, intorno ai 5 milioni. E l'emorragia ovviamente che si è verificata nella popolazione è frutto ed è frutto dell'emigrazione, pensando per esempio che l'aumento naturale veleggiava intorno al 40% nel mezzogiorno, mentre nelle altre regioni siamo intorno al 22%. Bene, non possiamo parlare nel secolo scorso, che è passato, di una vera di vere lotte degli operai e di vere lotte contadine messe sullo stesso binario, perché partiamo da una situazione di disequilibrio dove ovviamente gli operai sono i contadini sono presenti in una maniera più massiccia, e dove credo ci sia da fare una distinzione, un distinguo anche sul significato della classe operaia alla svolta del secolo scorso. Significato della classe operaia che noi ritroviamo anche negli scritti di Vittorio Foa. Vittorio Foa, per esempio, a proposito di classe operaia, sottolinea che la classe operaia era formata da lavoratori specializzati, mentre bisognava parlare di uomini di fatica che normalmente venivano dalle campagne ed erano i lavoratori manovali, gli addetti al trasporto, insomma i lavoratori più umili. Poi nel momento in cui c'è stato questo passaggio alla produzione di massa è emerso la figura di un nuovo operaio, l'operaio comune che ha cominciato a percepire appunto il rapporto tra il suo lavoro ed il prodotto, e ha preso coscienza della contraddizione appunto esistente tra le sue capacità e il suo ruolo di esecutore. Le lotte operaie, le lotte contadine che si sono avute nel secolo scorso sono state segnate purtroppo dalla presenza di uno Stato che è stato uno Stato tiranno, è stato uno Stato oppressore, partendo dalle cannonate di Bava Beccaris, passando poi al Biennio Rosso, ma fino ad arrivare ai Celerini di Scelba, di anni molto più vicino a noi. Ci sono le strade italiane, sono state segnate dal sangue e dalla morte di operai e di contadini che non avevano comunque una coscienza politica e che spesso scendevano a scioperare, magari avendo così in modo volontaristico, ma anche perché attorno non c'era un'organizzazione politica, né tantomeno un'organizzazione sindacale. E con il battesimo, con la nascita del Partito Socialista alla fine dell'altro secolo, e poi man mano con la presa in carico della questione della classe operaia da parte del Partito Comunista e anche delle Leghe Bianche, tra le altre cose, che c'è stata poi questa organizzazione. Ci sono una serie di purtroppo di nomi di città, di paesi che fin dalla fine del 1800 segnano appunto la strada, le contrade di sangue, che devo dire, da Candela per esempio nel 1902, dove ci sono 8 morti e 20 feriti di questi lavoratori arrestati, fino a passare, non so, Torre Annunziata, tanto per parlare oppure Castelluzzo, oppure della strage di Bugerri in Sardegna, oppure della storia delle giornate rosse a listine nel Salento, dove si riprendeva una vecchia storia, ma era comunque una storia abbastanza localizzata. Il movimento operaio si è sviluppato, non è stato quindi, come dicevo, molto sviluppato nell'Italia post-unitaria, in quanto il paese non era industrializzato e c'era una forte prevalenza di ceti e di gruppi di lavoratori addetti all'industria, agli alimentari, all'abbigliamento, luce, gas, eccetera, i salariati delle campagne, che erano molto, molto
presenti e molto forti nella Padania, nella pianura padana ed in Puglia. E poi c'era un proletariato di fabbrica che costituiva una sorta di classe operaia in formazione, e questo proletariato di fabbrica era formato da donne e da minori, che erano in ogni caso i soggetti più esposti, per cui le lotte operaie e contadine erano organizzate, come dicevo prima, da spinte volontaristiche di organizzazioni politiche. Gli scioperi nascevano da questioni molto concrete, quali erano i salari, gli orari, le condizioni di lavoro, la disciplina di fabbrica. E gli operai e i contadini traevano una spinta a lottare e ad organizzarsi, vedendo accanto ai padroni la presenza dei carabinieri, della polizia, dei procuratori del re, per cui c'era una sorta proprio di corpo a corpo. E le prime società operaie, le prime forme organizzative autonome, concentrate soprattutto al nord, però, erano organizzazioni di mutuo soccorso, dedicate all'assistenza, alla previdenza, guidate da borghesi illuminati e paternalisti, lo possiamo tranquillamente dire. Per grandi linee, per grandi salti, bisogna andare, credo, se partiamo dall'inizio del Novecento, agli inizi con appunto la Bugerru, la settembre del 1904, quando i lavoratori delle miniere in Sardegna, insomma, passano quello che poi si organizzano sotto la dirigenza del Partito Socialista Italiano. Troviamo questa stasi delle lotte operaie, delle lotte contadine all'inizio della Prima Guerra Mondiale, perché le spese della Prima Guerra praticamente avevano segnato una crescita del reddito nazionale, un disavanzo della bilancia, dei pagamenti e una forte inflazione. Gli uomini erano stati chiamati al fronte, nelle campagne c'era stata una caduta abbastanza contenuta grazie all'impiego della manovalanza femminile e minorile, e la caduta fu piuttosto forse dovuta alla mancanza di investimenti e di fertilizzanti. Nella congiuntura bellica, parliamo sempre di Prima Guerra Mondiale, l'aumento dei prezzi agricoli avvantaggiò i produttori diretti, svantaggiò i proprietari non coltivatori, danneggiò i salariati, per cui la conseguenza fu un aumento della differenziazione sociale, una trasformazione dell'agricoltura, un incremento della piccola proprietà coltivatrice diretta. E le lotte contadine tra il 1919 e il 1921, alla fine della Prima Guerra Mondiale, fanno piuttosto gli interessi dei piccoli coltivatori, entrano in collisione con quelli dei braccianti e avviene una sorta di lacerazione, e nel movimento si inserisce il movimento fascista. In questa lacerazione si inserisce il movimento fascista, il quale si fa paladino della distruzione delle sedi dei braccianti, delle leghe, di tutto quello che sappiamo che ha fatto il movimento fascista, il primo movimento fascista. Ovviamente il ritorno dei reduci pone all'ordine del giorno della questione alcuni punti fermi, che sono la conquista di più alti salari per i braccianti, la diffusione diretta della proprietà contadina, che era anche una risposta alla promessa della propaganda patriottica che c'era stata per portare, condurre per mano specialmente dei giovanissimi soldati che erano mandati a combattere, ma nei quali allignava una grande ignoranza, ma c'era questo specchietto per le allodole, appunto, che era la diffusione della proprietà. E la questione delle donne e del reducismo, che sono tutti punti fermi sui quali bisognerebbe ragionare in modo più, diciamo, più pagato ed approfondito. Nelle industrie invece si favorì subito dopo la Prima Guerra Mondiale, si favorì
la dimensione di molte, di molte imprese, si promosse una diversa organizzazione tra gli imprenditori e i lavoratori ed anche con lo Stato, per cui fu abolita anche la trattativa privata, cominciano ad inserirsi anche i sindacati, c'è cioè uno sviluppo della produzione industriale che, avendolo richiesto lo sforzo bellico, comporta una moltiplicazione delle domande di lavoro che ancora una volta rispondono in questo caso le donne e i minori. E ovviamente con la donna si modifica anche il profilo dell'operaio, è diverso l'operaio inteso come uomo, l'operaio inteso come donna, e si passa dall'operaio professionale a cui si faceva riferimento prima, quell'operaio praticamente specializzato, a un personale non specializzato, con la presenza appunto delle donne e dei minori, e quindi con un operaio non specializzato di origine contadina, perché avevano lasciato le campagne ed erano arrivati nei posti di lavoro. E nacque in questo periodo, si può tranquillamente dire, nasce una ante litteram, una sorta di contrattazione collettiva. Sempre per grandi linee, con l'avvento del fascismo, a un certo punto di nuovo è soffocata la lotta politica per quanto riguarda i contadini e per quanto riguarda gli operai, che è ripresa soltanto alla fine del ventennio. Alla fine del ventennio ovviamente ci si trova di nuovo a dover collocare nei posti di lavoro gli uomini che erano sopravvissuti alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, e ci si ritrova anche di nuovo in una sorta di reducismo per quanto riguarda invece il ruolo delle donne, e quindi ci troviamo con una organizzazione dei contadini delle campagne del sud, dove i contadini sono praticamente impoveriti ancora di più e le famiglie sono ridotte al lastrico, mentre c'è le industrie d'altra parte, le industrie del sud, nel momento in cui finiscono le commesse belliche, cominciano ad avere anche grosse difficoltà. L'organizzazione sindacale che riguarda, intanto c'è l'organizzazione specialmente del Partito Socialista e poi del Partito Comunista per quanto riguarda l'organizzazione dei contadini, l'organizzazione dei lavoratori, però dicevo, a un certo punto c'è una presa di coscienza sia dell'impegno politico che dell'impegno sindacale, quindi c'è una presenza più forte dopo la caduta del fascismo dei partiti, specialmente dei partiti della sinistra, per cui si cerca di politicizzare questa classe operaia, che è una classe operaia, come dicevo prima, non più formata da operai specializzati, ma da operai comuni. E nel momento in cui si comincia a prendere coscienza, cominciano anche gli scioperi che hanno un contrasto forte da parte delle forze della Celere, specialmente sotto il ministero di Scelba, ricorderanno tutti quanti, e per cui ciò che era successo a fine del 1800 con Bava Beccaris, ciò che era successo con l'esercito nel Biennio Rosso, in un qualche modo si ripete specialmente in Sicilia. C'è un bellissimo libro che ripercorre ultimamente un'intervista lunghissima sulla vita di Emanuele Macaluso, che ricorda tutta l'organizzazione sindacale, tutto l'impegno sindacale e politico nella Sicilia degli anni 30, 40 e 50, dei Carusi, di questi ragazzi che andavano a lavorare. C'è un impegno molto forte per quanto riguarda l'organizzazione della terra, degli operai, della questione dei contadini, che è preso in mano da Manlio Rossi Doria con il suo gruppo di Portici, dove erano presenti fra gli altri, che ha dato un impulso molto forte e geniale, scomparso da un paio d'anni, Gilberto Antonio Marselli, che è andato a lavorare nelle campagne a fianco ai contadini,
c'è stata anche una grande fortuna, poi mi fermo su questo che vedo che sono già le 5:30, c'è stata anche una grande fortuna che a studiare i costumi dei contadini, a studiare le situazioni locali e popolari, erano arrivati anche personalità che venivano dall'America, per cui c'era stata anche un'apertura dei problemi della classe contadina, diciamo dei contadini, delle necessità dei contadini, avevano avuto un respiro molto più ampio rispetto a quello che praticamente rappresentavano soltanto in una dimensione nazionale. E niente, io mi fermerei per il momento qui, ma insomma capisco che siamo andati, insomma c'è un mare magnum. Ho toccato soltanto velocissimamente dei punti, non si possono trattare cose così specifiche in tanto e in così pochissimo tempo. Poi magari se c'è da fare qualche approfondimento, qualche cosa, sono qui. No, allora grazie professore, sono d'accordo, è chiaro che lo spazio non è tale. Con l'orologio in mano, guarda. Bravo, perfetto. È chiaro che però voglio dire è stato molto interessante quello che in così poco tempo è riuscito a dire. Io un paio di spunti li coglierei, ad esempio ha parlato all'inizio del suo intervento di emergenza demografica. L'emergenza demografica continua al sud, ha colpito il sud fra immigrazione, crisi economica dopo il 2008. Ricordo che dai dati del rapporto Censis le proiezioni al 2050 della percentuale di popolazione che oggi è al 34% al sud sono a dir poco drammatiche. E direi anche due cose francamente sugli altri aspetti, cioè perché queste lotte di cui bene ha definito i passaggi in realtà purtroppo hanno portato, come capita spesso al sud, io nella mia introduzione parlavo delle tante rivoluzioni tradite, do solo alcuni dati rispetto al 2008, anno d'inizio della crisi mondiale in corso, a cui si è aggiunto poi anche la crisi della pandemia, l'occupazione giovanile è crollata nel mezzogiorno di 573.000 unità. L'emergenza sanitaria in corso col Covid ha cancellato quasi l'80%, visto che parlava di occupazione femminile, dell'occupazione femminile creata tra il 2008 e il 2019, riportando appunto ai livelli del 2008 il tasso di occupazione femminile. Nel 2018 sono emigrati al mezzogiorno oltre 138.000 residenti, di cui un terzo del totale laureati, quando parlavamo di certificazione. Di questi 20.000 hanno scelto un paese estero come residenza. E la desertificazione è la conseguenza di ampie aree, soprattutto nell'entroterra. Poi ricordiamo alcuni passaggi, adesso io prima parlavo anche, ma anche lei ha accennato in alcuni passaggi, io parlavo prima degli Stati Uniti, con tutte le cose che stanno facendo a favore dei giovani, voglio dire, dal punto di vista scolastico, e noi ricordiamo che siamo ancora al vergognoso, almeno per un paese civile, parametro della spesa storica al sud per i posti occupati negli asili nido rispetto alla popolazione, sono il 13,5 nel mezzogiorno e il 32% nel resto del paese. La spesa pro capite dei comuni per i servizi socio-educativi per i bambini da 0 a 2 anni è pari a 1.468 euro al centro, 1.255 al nord-est e 277 euro nel sud. E poi si potrebbe andare avanti, potrei andare avanti parecchio a enunciare i dati di una situazione disastrosa, ma in sintesi il sud sconta un ritardo in infrastrutture e servizi scolastici e sanitari in particolare, causati anche dal sottofinanziamento statale degli ultimi 20 anni, tutto a favore, quando parlavamo della teoria della locomotiva, delle regioni del centro nord. Ora io passerei, potremmo andare avanti parecchio, passerei al secondo intervento che è a cura di Guido D'Agostino, i governi della Prima Repubblica e la Cassa del Mezzogiorno che
un argomento anche questo altrettanto interessante. Prego, se è in linea Guido D'Agostino, gli cedo la parola. Grazie. Ci dovrei essere. Mi sentite? Sì, sì. Certo. Prego. Bene. Sì, sì. Io ho colto il grido di dolore di Ciro Raia, sono riuscito a sentire solo quando si è dichiarato addolorato perché in breve tempo ci sono tantissime e troppe cose da dire. Noi abbiamo ricevuto istruzioni severe da Rino che riguardano i tempi, ognuno non deve superare i 15 minuti, altrimenti viene decapitato sul posto. E, ma a me sembrava una cosa equa, una volta tanto, voglio dire, imporre la brevità con i mezzi nazisti, tuttavia, diciamo, che possono funzionare. L'altra cosa che mi aveva colpito nelle istruzioni per l'uso che Rino aveva mandato riguarda una raccomandazione che ha fatto di non riferirsi tanto al rapporto nord-sud, se ho capito bene una delle sue istruzioni, non tanto il rapporto nord-sud quanto piuttosto problemi interni al sud stesso. Mi sembrava che avesse espresso questa preferenza. In ogni caso, vediamo che cosa riusciamo a dire relativamente al, diciamo, ai due decenni degli anni 50 e 60, perché rappresentano sicuramente un momento importante, particolare, sono quelli in cui si, in qualche modo si riprende in mano un percorso, si immagina di poterlo fare in determinate maniere e portarlo a determinati obiettivi. Naturalmente tra tantissime difficoltà, qualcuna delle quali sono state ricordate anche adesso da Natale Cucurese. Il fatto è che è difficile parlare anche in termini generali della situazione politico-istituzionale, che è quella che io conosco più da vicino. Mi sono occupato di comportamento elettorale, di classe politica locale, ceti politici. È abbastanza difficile non tenere conto del fatto che l'intera storia nazionale è percorsa da questa terribile, direi, congiuntura del rapporto del divario tra sud e nord, al quale si faceva riferimento anche poc'anzi. Tra l'altro mi sembra di avere colto anche nelle ultime parole di Ciro Raia il fatto della condizione demografica, il fatto che persistesse una condizione di malessere, insomma stiamo parlando degli anni immediatamente dopo la guerra, dove peraltro quello che si registra nel Mezzogiorno è una nuova ondata emigratoria, ma dalle dimensioni ciclopiche, come quella che c'era stata negli anni fino, diciamo, all'età giolittiana, inizio Novecento. È fortissima questa fuga dal sud, il che denota ovviamente una condizione di malessere economico, di disagio, di un sud ancora rurale, contadino fondamentalmente, che questa volta
di fronte alla gravità della situazione, prende la via proprio della emigrazione. Sì, poi magari si dirà che nel Mezzogiorno si campava con le rimesse degli emigrati, può darsi. Intanto però c'è il problema che il Sud si spopolava, che le famiglie si inaridivano e dunque anche le questioni demografiche che sono state un attimo fa sollevate. Voglio solo ricordare, per esempio, l'approccio del Mezzogiorno alla nascita della Repubblica. Naturalmente è stato ricordato nei giorni scorsi, in relazione all'anniversario del 2 giugno. Mi pare c'era un titolo, proprio diceva, il 2 giugno a Napoli, la città che non scelse la Repubblica. Per chi non lo ricorda, stiamo parlando di un 80% di elettori che hanno votato per la monarchia. La cosa è strepitosamente sarebbe incredibile, ma è credibilissima se si pensa che non c'era stato un buon rapporto con la monarchia al momento, per esempio, dell'unità nazionale, no? Il fenomeno di rigetto che viene testimoniato dal brigantaggio avrebbe potuto far pensare che i meridionali, i campani, i napoletani con la monarchia non ci avessero un buon legame. Viceversa, votano all'80%. Sono 12 milioni di voti in Italia per la Repubblica e 10 per la monarchia, c'è uno scarto. Di questi 10 monarchici, 8 vengono dal Sud e 2 milioni invece alla Repubblica, tanto che fu detto per esempio da Manlio Rossidoria che alla fine la Repubblica, i 2 milioni di scarto con i quali aveva vinto il referendum, li aveva presi dal Mezzogiorno, una cosa che ci ha sempre confortato molto. Tuttavia, le cose insomma stanno in questo modo. Dunque, scarsa affezione al regime che andava costituendosi, di cui ci sono molti, molti tratti significativi che denunziano la condizione di fatto. Per esempio, il fatto che nel momento in cui si stabiliscono, ecco, dei legami di carattere politico con le forze, diciamo le forze nuove o rinnovate che stanno sistemandosi al potere, assistiamo ad una cosa abbastanza curiosa, a una divaricazione tra voto amministrativo e voto politico. Il voto amministrativo è di destra, darà vita ad amministrazioni, a sindaci di destra, a ripetizione, e il voto politico è invece democristiano. Quindi c'è anche questa cosa che non va sottovalutata, che dura per tutti gli anni 50 e per una parte degli anni 60. Non è davvero cosa da poco. Ed è solo negli anni 60 inoltrati che si avrà una omogeneizzazione del voto che diventerà prevalentemente a favore della Democrazia Cristiana sia sul piano amministrativo che su quello politico, dopo essere stato totalmente divaricato e divergente. Negli anni successivi tornerà ad esserlo, ma questa volta in direzione invertita. Per quanto riguarda il rapporto con l'ADC, che ripeto, da un punto di vista politico-istituzionale è essenziale, io ho avuto modo di scrivere e di definire il rapporto della Democrazia Cristiana con il Mezzogiorno, ma forse si potrebbe dire in generale con buona parte della società italiana, qualcosa che oscilla tra il controllo consensuale
e il consenso controllato. Perché è stata straordinaria, bisogna dirlo, la capacità della Democrazia Cristiana non solo di insediarsi al potere e poi di avere questa capacità attrattiva. È vero che il Mezzogiorno oscilla tra istinto di libertà e bisogno di protezione. E il bisogno di protezione comporta sul piano amministrativo la scelta di sindaci che risultino interessati alla città, capaci di fare cose importanti, e sul piano politico generale il rapporto con la maggiore forza di governo. Tutti gli altri comportamenti elettorali e politici faranno sempre i conti con questa situazione di fondo. Segnalo poi, mi pareva che se n'era già fatto qualche cenno, la differenza sostanziale tra anni 50 e poi anni 60. Sono date le differenze sostanziali da due provvedimenti di un'importanza straordinaria. La riforma agraria, inizio anni 50 entrambi, e la Cassa per il Mezzogiorno, la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno. Perché sono così importanti? È vero, si è detto che la riforma agraria non smantellò certo i grandi latifondi, gli appezzamenti di terreno erano piuttosto esigui, giusto si poteva tentare la strada di fare un po' il coltivatore diretto, ma era talmente poca la terra e così povera quella che venne distribuita e assegnata, che poi alla fine vendettero quel poco di terra ed emigrarono tantissimi. Viceversa, la Cassa per il Mezzogiorno rappresentò una mossa molto molto efficace. Questo va detto, finisce male l'esperienza della Cassa, ma prima che finisca ci vorranno alcuni decenni. I primissimi invece, e con la mano, la mente, anche di operatori economici di grande impegno e di grande rilievo, tra l'altro c'erano in mezzo americani studiosi, economisti che avevano fatto l'esperienza con le terre, con quei territori americani depressi che avevano ricevuto. Oggi parliamo molto, è vero, del piano, il PRR, un piano di, come si dice oggi, di aiuto, sostegno e resilienza. Ecco, il piano Marshall e poi la Cassa per il Mezzogiorno battono un poco questa strada, grossi investimenti pubblici e dunque l'intervento nell'economia da parte dello Stato, e soprattutto viene segnalato dagli studiosi del divario sud-nord che questo è stato l'unico lasso di tempo, questo ventennio, quindicennio, ventennio, ma in cui la distanza tra nord e sud viene ad essere molto, molto meno vistosa di come era stata invece per tutta la storia del Mezzogiorno che ci riguarda, ed era sempre peggiorata e mai migliorata. Questa volta invece si ha addirittura una riduzione dei termini. Gli investimenti nelle infrastrutture, gli investimenti che presupponevano, ammettevano o concedevano, presupponevano l'intervento pubblico, cioè l'intervento statale nell'economia, funzionò. La Cassa per il Mezzogiorno consentì un miglioramento quantitativamente assai vistoso della situazione economica del Mezzogiorno e un avvicinamento. Poi possiamo discutere se il Mezzogiorno doveva fare o debba fare la rincorsa per essere come il Nord. Io sono tra quelli che sostengono l'originalità della mia terra, cioè penso che
come abbiamo vissuto in maniera propria, specifica, ogni fase della politica nazionale, come abbiamo vissuto ogni evento di storia in una maniera, diciamo, tra virgolette, originale nel bene e nel male, io sono convinto che il Mezzogiorno non debba essere considerato né un'appendice né una parte d'Italia che deve gareggiare per diventare come l'altra. La diversità è ricchezza, bisogna che il sud sia il sud e il nord sia il sud e che possano trovare insieme. Il problema semmai sarebbe quello dell'Italia e della identità italiana, non quella di un nord e di un sud. Ultima cosa che dico, nel 1953 la Democrazia Cristiana, nella costruzione di quell'apparato tremendo che ho detto di consenso controllato, di controllo consensuale, vara la legge truffa, cioè a dire, è l'idea della democrazia blindata, cioè dopo il grande successo del trionfo del 1948, la DC si preoccupa che non succeda, che le cose vadano diversamente, conservare cioè attraverso una legge elettorale questo risultato strepitoso del 1948. Uno studioso come Farnetti, un bravissimo politologo, chiama questo il tentativo della democrazia blindata, la legge truffa cosiddetta 1953, che poi mobilitò il paese, o almeno una parte del paese, incidenti, manifestazioni, quindi una sensibilità contro una legge elettorale rispetto alla quale le attuali proposte o le ultime e penultime proposte sono cose da educande, nel senso che la legge truffa era davvero, bisognava vincere le elezioni, e una volta vinte, cioè che avevi il 50, il 51, il 50, virgola, qualche cosa, scattava il premio. Dopo si è parlato invece di chi prende più voti, gli regalano 2/3 del Parlamento, quindi siamo, è vero, di fronte a cose un po' diverse. La legge del 1953 fu saggiamente fatta bocciare, cadere, perché alle elezioni non scattò quella quota proporzionale che avrebbe consentito all'ADC di blindarsi e di blindarci. Non l'ha potuto fare, non ci ha riprovato, ma insomma le cose venute poi non sono tanto più incoraggianti. Gli anni 60, c'hanno il 1968, ricordo solo Edgar Morin che dice che il 68 è stata una breccia nel sistema. Questo perché? Perché non è cambiato il capitalismo da prima del 68 e per effetto del 68. È cambiato tanto sul piano antropologico, certamente, sul piano delle relazioni umane, personali, interpersonali, non c'è alcun dubbio che abbia cambiato la struttura del sistema economico-sociale. Questo credo che oggi lo possiamo, dico, tranquillamente dire, non è avvenuto. Ha ragione Edgar Morin a chiamare una breccia, come la breccia di Portavia, cioè si entra attraverso un ingresso limitato, una porta di fortuna dentro un sistema, poi tutto quello che ci passa ben venga se si tratta di cambiare aria e vita. Ecco, queste, diciamo, sono le cose che, se mi dicono parla del Mezzogiorno degli anni 50 e 60, mi verrebbe immediatamente da dire. Ripeto anch'io come Raia che ce ne stanno tantissime, tantissime, magari più importanti di queste o che si possono giudicare più importanti. Tuttavia, così, interrogato minacciosamente
Direi quello che ho detto. Mi dice: guarda, scegli di dire solo quello che ti sembra che abbia significato davvero qualcosa. E allora direi della DC, del consenso controllato, direi del 68, direi della legge truffa e soprattutto direi della cassa per il Mezzogiorno. È stata l'unica volta in cui si è realizzato un progresso materiale davvero notevole. Grazie. E passiamo alle contestazioni. Beh, sicuramente non da parte mia, perché ho trovato l'intervento assolutamente condivisibile in ogni punto. Quindi, anzi, grazie, perché effettivamente hai portato altri temi da analizzare. Io faccio solo un paio di specifiche a proposito dell'emigrazione che hai toccato nella prima parte dell'intervento. Ricordo che addirittura l'OCSE 2 anni fa lanciò un allarme al nostro governo proprio parlando di emigrazione, che era tornata la biblica di fine degli anni di fine 800, dicendo che l'Italia in questo caso era emigrazione soprattutto di cervelli. Ovviamente il governo dell'epoca 2 anni fa ignorò totalmente questo allarme dell'OCSE. Il piano Marshall, anche qua, non per voler fare suscitando le ire di nessuno, non dando contro le raccomandazioni, ma il piano Marshall, ricordo che meno del 20% andò al sud e più dell'80% al centro-nord, e per quanto riguarda la cassa del Mezzogiorno, ha significato per il sud in 58 anni, cioè dal 1950 al 2008, quando è terminata definitivamente qualsiasi politica pubblica per il sud, a cui è rimasto solo l'utilizzo dei fondi europei di coesione, sono stati investiti, rapportati al giorno d'oggi, 342,5 miliardi di euro, e facendo un rapporto con la Germania, Germania Est, Germania Ovest, che è la riunificazione, in Germania si è investito in 30 anni quasi 5 volte di più, cioè anzi più di 5, tra i 1.500 e i 2.000 miliardi di euro. All'anno 60 miliardi di euro contro i 6 miliardi l'anno del Mezzogiorno. PIL, una quota in Germania tra il 4 e il 5%, mentre nel Mezzogiorno non si è mai superato l'1% del PIL. In più, chiusa la cassa del Mezzogiorno, la percentuale è scesa ulteriormente. Bene, ora passerei al terzo intervento, a cura di Rino Malinconico. I movimenti degli anni 60 e 70 e il ripensamento della questione meridionale. Grazie a te, la parola, Rino. Salve a tutte, a chi ci sta ascoltando. Parto subito da quello che ho sentito da parte di Guido D'Agostino. Anch'io condivido. Con una piccola specificazione, che è il ragionamento sulla particolarità del Sud, che Guido fa come sua legittima e giusta scelta. A un certo punto si impose, proprio nella discussione del meridionalismo democratico del secondo dopoguerra, proprio perché c'era stato in qualche modo il fallimento dei due tentativi, quello lì della modifica degli assetti agrari, di cui ha parlato già Guido, e anche quello della industrializzazione per poli, no? Che si legò agli interventi della Cassa del Mezzogiorno, perché ci fu un indubbio, come dire, una impasse o anche un vero e proprio fallimento, si può dire, rispetto alle intenzioni di partenza. Le intenzioni erano molto ambiziose, sia quelle della riforma agraria, no? Cioè il primo ministro dell'agricoltura dell'Italia post-fascista, già nel primo governo Badoglio, era Fausto Gullo, che era un comunista calabrese che stava e che iniziò quel percorso che poi, giustamente, ci ricordava Guido, si conclude agli inizi degli anni 50, no? Con la costruzione di una vera e propria riforma agraria, che però modificò gli assetti
proprietari del Mezzogiorno, ma non modificò la condizione di un'agricoltura di sussistenza, largamente di sussistenza, nel Sud. E il fallimento della Cassa del Mezzogiorno fu per certi versi ancora più amaro, perché, lasciando stare, diciamo, la nota polemica di Luigi Sturzo, no? Che parlò di cattedrali nel deserto, no? Ma di fatti la costruzione di acciaierie oppure di industria chimica a ciclo grosso modo chiuso, che non avevano quindi una ricaduta nell'indotto, contribuì a costruire una industrializzazione circoscritta a pochissime aree, e che però ebbe un effetto negativo anche sulle aree limitrofe, perché incentivava l'abbandono dell'agricoltura, per esempio, lungo la dorsale Appennini. Difatti, per esempio, Giuseppe Gerrizzo, no, che è uno storico dell'Università di Catania, parlò alla fine di quel ciclo, disse: no, vabbè, noi meridionalisti probabilmente abbiamo sbagliato, perché abbiamo seguito ciò che volevamo e non ciò che sapevamo, e non abbiamo, cito lui, non è forse il caso di chiederci se in tutti questi anni, cercando quel che volevamo e non quel che sapevamo ci fosse, la nostra cultura non abbia concorso a obliterare la vera identità della campagna meridionale, senza aiutarla peraltro a edificare faticosamente e umilmente la propria identità alternativa. Questo ritorno al ruralismo è anche legato probabilmente a quella che Galasso chiamava la notte del meridionalismo, perché c'erano stati quei fallimenti. Pasquale Saraceno, che è stato, diciamo, l'anima della Svimez, no, per molti anni, ed è stato colui che ha alimentato il cosiddetto meridionalismo di governo, no, degli anni del boom economico, degli anni, fino agli inizi degli anni 60, la sua conclusione è durissima. L'esperienza italiana indica con certezza che non sembra possibile correggere una situazione dualistica una volta che si è formata. Il più che può essere fatto è impedire che essa diventi acuta. Questo è Pasquale Saraceno, che aveva cominciato col dire: attraverso l'industrializzazione del Sud ricostruiamo un tessuto unitario in Italia. Quando arriva il 68, hanno dietro le spalle questo immediato fallimento del meridionalismo democratico del secondo dopoguerra. E non si occupò subito il 68 della questione meridionale, anzi, a dirla tutta, il 68, su questo hanno ragione Giovanni Arrighi, Hawkins, Emmanuel Wallerstein, no? Che ne hanno parlato come dell'ultima grande ondata di lotte universali, quindi non legate ad ambiti specifici. Loro in un libro della fine degli anni 80 sui movimenti antisistemici, scritto a più mani, parlavano del 68 vedevano come unico antecedente del 68 il 1848, con una certa ingenerosità anche nei confronti del 1917, per la verità, o del secondo dopoguerra. Però coglievano un dato di verità. Il 68 fu proiettato direttamente sui temi della rivoluzione, perché partiva da due considerazioni. La prima è che la rivoluzione sociale fosse all'ordine del giorno, perché erano divenute ultimative le contraddizioni tra il proletariato e la borghesia. Non in Italia, in tutto il mondo. La seconda considerazione è che per incamminarsi nella direzione della trasformazione del mondo e della rivoluzione bisognava strappare con decisione sul piano teoretico e politico con la storia del movimento operaio ufficiale. Bisognava archiviare quella storia, cominciare
un'altra storia. Il Sud fu visto in questa logica come uno spazio geografico e sociale particolarmente indicato per leggere le tensioni rivoluzionarie che appunto nella visione del 68 attraversavano l'intero pianeta, dai paesi a capitalismo avanzato fino alle aree arretrate del Sud. Non è che non ci fosse un tentativo di ragionare anche della questione meridionale in senso specifico. Questo tentativo, in realtà, le cose più intelligenti avvennero non nel 68-69, ma agli inizi degli anni 70. Però già nel 68-69, per esempio a Napoli, ad opera di Enrico Pugliese e Giovanni Mottura, che allora erano dei ricercatori dell'Università di Agraria a Portici e che avevano costituito un gruppo che si chiamava Centro di Coordinamento Campano, che poi confluì in larga parte nel gruppo di Avanguardia Operaia, si ripropose una riflessione esattamente sul sud rurale in dialettica positiva, diremmo, con la scrittura di Emilio Sereni, che proprio agli inizi degli anni 60 completava il suo gigantesco affresco sulle campagne italiane. Quindi c'era un tentativo di ragionare sullo specifico del Mezzogiorno, ma potrei citare anche la rivista Quaderni Calabresi, no? Che ebbe in Nicola Zitara, che poi ha approdato anche a un revisionismo storico molto accentuato, per la verità, il suo riferimento. Oppure potrei citare il libro Contro la questione meridionale, che fu pubblicato a Napoli nel 1971, che erano di due autori napoletani, Antonio Carlo e Edmondo Capecelate. L'assunto sia dei Quaderni Calabresi che del libro Contro la questione meridionale era una presa di distanza dall'idea del sottosviluppo storico del Sud, cui lo stesso Gramsci veniva tirato dentro, almeno nella ricostruzione che ne faceva il Partito Comunista Italiano. Perché il PC, infatti, ricomprendeva le vicende del Mezzogiorno nella stessa direzione analitica di Paul Suizi o di Samir Amin della prima maniera, cioè come un esempio del rapporto capitalistico squilibrato tra sviluppo e sottosviluppo. Invece per quei due autori napoletani, Carlo e Capecelato, ma anche per Nicola Zitara, la subalternità del Mezzogiorno si era determinata esattamente con l'Unità d'Italia, come se prima non ci fosse mai stata. E Zitara addirittura accentuava questa riflessione parlando di un interesse complessivo del Nord, comprese la classe operaia del Nord, a tenere il Sud ridotto al rango di colonia, adombrando l'idea di una grande aristocrazia operaia al Nord che cresceva sui sovrapprofitti di tipo imperialistico legati alla invenzione del Mezzogiorno. Uno dei libri di Zitara più noti si chiama esattamente L'invenzione del Mezzogiorno, come se fosse una questione che nasce dentro questa lettura esattamente nell'Ottocento. Questo discorso, che fu molto del 68, in polemica con la costruzione italiana ad uso e consumo della borghesia e delle classi privilegiate, non era però l'elemento predominante. L'interesse fondamentale del 68 era nell'individuare le linee di connessione possibile tra le lotte del Sud. Il Sud diventava interessante per le lotte che esprimeva, non per la miseria che lo caratterizzava. E
le lotte più generali del ciclo del 68 anche al nord. Posso citare una rivista, per esempio Meridione Città e Campagna, uscì a Palermo nel biennio 73-74 per diversi numeri, pochi numeri in realtà, che aveva come suo punto di riferimento Lorenzo Barbero, che era stato probabilmente il braccio destro di Danilo Dolci, no? Nell'esperienza di Partinico, e che però aveva vissuto la temperie del 68 in maniera molto più accentuata che non lo stesso Dolci, e aveva costruito a Partan, nella Valle del Belice, il Centro di Ricerche Economiche e Sociali, CRESM, per il Mezzogiorno, che fu punto di riferimento per i movimenti siciliani e non solo siciliani, e la cui idea fondamentale era che era possibile una ricostruzione unitaria nord-sud nel fuoco delle lotte, che era la stessa tesi di un altro libro che uscì nel 72 a Napoli, si chiamava Capitalismo Sud Rivoluzione, che era dell'organizzazione comunista Fronte Unito, un altro gruppo maoista, insomma, di quel periodo, che andava esattamente nella direzione opposta a quella di Zitare, insomma. Sosteneva che quella frattura tra nord e sud poteva essere ricomposta proprio dalle lotte operaie e popolari del lungo 68 italiano. E a tale esito poteva concorrere, sia pure in forma contraddittoria, la stessa industrializzazione per poco, che era stata sicuramente insufficiente e carente, ma che aveva portato la figura operaia anche in lande che non l'avevano mai conosciuto. Insomma, ma questo non sono gli elementi decisivi del ripensamento del 68 sulla questione meridionale. Quello che a me pare invece decisivo sono i contenuti delle lotte nel sud, che progressivamente vengono messi in rilievo dall'estrema sinistra che nasceva dal 68 stesso. Nell'anno 1968 c'erano state due rivolte note, quella di Avola in Sicilia e quella di Battipaglia. Io vorrei dire che queste erano rivolte più tradizionali, perché rispondevano alla tradizionale fame del sud, fame di terra, fame di lavoro. Di segno diverso invece furono le lotte della prima metà degli anni 70. Si può anche non essere d'accordo con la tirata troppo lineare che ne fece lotta continua, ma era possibile leggere negli stessi avvenimenti di Reggio Calabria. A Reggio Calabria ci fu la più lunga insurrezione urbana dell'Europa dei tempi moderni. Durò 7 mesi. Dal luglio del 1970 al febbraio del 1971. Si concluse con i carri armati, con l'esercito e i carri armati nelle strade di Reggio Calabria. La Vulgata la vuole semplicemente come una rivolta fascista. I fascisti ebbero un ruolo forte nella rivolta di Reggio, che fu una rivolta complessa, enorme, ci furono morte, insomma, non ne possiamo parlare qua, ma ebbero questo ruolo per una ragione che, tra l'altro, una ragione che diceva lo stesso Ciccio Franco, che poi sarà senatore del Movimento Sociale Italiano, che fu uno dei due dirigenti leader della rivolta. L'altro era uno che si chiamava, in questo momento mi sfugge il nome, che era un partigiano del Partito Repubblicano. Erano due gli elementi forti, no, della rivolta: il fascista, sindacalista della CISNAL, Ciccio Franco, e questo, che in questo momento mi sfugge, partigiano del Partito Repubblicano.
In un periodo di latitanza c'è un'intervista che Oriana Fallaci per l'Europeo fa a Ciccio Franco. La sua tesi è: questi giovani, parlava dei giovani del rione Sbar di Reggio Calabria in particolare, che furono quelli lì più decisi, no, nel contrasto con polizia e più tardi esercito, adesso si dicono fascisti, ma erano partiti pensando che il loro riferimento fossero i partiti di sinistra. Si dicono fascisti perché tutti gli hanno dato addosso e gli unici che hanno sostenuto la loro lotta eravamo noi. Ora, si può probabilmente, come dire, non va preso per oro colato questo. La Jacquerie è una cosa reale e le tendenze alle rivolte, come dire, anche sanfediste, nel sud ci sono. Però c'era un elemento, in lotta continua, in una serie di articoli dell'allora quindicinale lo mette in rilievo, che era il tentativo della dignità. Cioè la questione era stupida, perché era la questione del capoluogo, può sembrare una questione di campanile, si erano fatte appena le regioni nel 1970, chi doveva essere capoluogo? Reggio Calabria o Catanzaro, come aveva deciso invece il governo, Catanzaro. Tra l'altro in Calabria, la Calabria non era mai stata una sola regione, si era sempre parlato di le Calabrie, no? Cioè la Calabria citeriore e la Calabria ulteriore, insomma, no? Vabbè, ma questo è secondario. La questione era che dentro quella, il tema del campanile, venivano a porsi tutte le urgenze antiche e anche un tentativo che era quello lì della dignità. Ma più che sulla rivolta di Reggio Calabria o anche la rivolta dell'Aquila, questo elemento, per esempio lotta continua allora quotidiana, tentò di coglierlo proprio su Napoli. Le lotte del sottoproletariato napoletano, quello che si sarebbe chiamato sottoproletariato, furono lette come un elemento di novità, ma non solo da lotta continua, anche da altri, perché mettevano insieme la questione della dignità della vita e della qualità della vita con la questione del lavoro. Voglio dirlo in altra maniera. La questione, fino al 68, la questione più spinosa nell'analisi della composizione di classe del proletariato riguardava la tendenziale linea di divisione tra quella che nella tradizione del movimento operaio, già in Marx e ancora di più in Lenin, si chiamava aristocrazia operaia e la massa operaia non qualificata. La novità del 68 fu invece di mettere l'accento sugli intrecci plurimi tra le vite precarie delle cinture urbane, le vite povere delle campagne vocate alla sussistenza e la condizione lavorativa in regime capitalista. Questa fu la novità. Non era più la questione tra aristocrazia operaia e la massa inqualificata, ma era l'accentuazione attraverso la figura del proletario precario di una possibilità di riconnessione tra le questioni della dignità della vita e le questioni del lavoro. La dico ancora in altro modo. Il proletariato meridionale non aveva la coscienza del produttore, cioè la consapevolezza delle competenze che stavano dentro la propria condizione lavorativa. In prima battuta questa era una disgrazia, perché chi non aveva la coscienza del produttore era meno disponibile a fare una lotta collettiva, era meno disponibile a lavorare per una progressione in avanti passo dopo passo,
casamatta per casamatta, no, per dirla con Gramsci, era più propenso a risolvere immediatisticamente le questioni del lavoro, perché le questioni del lavoro erano le questioni della vita, e a risolvere le questioni della vita attraverso anche il lavoro, ma in quanto questioni centrali, in quanto questioni fondamentali. Ora, questa roba qua era più in sintonia, questa è la tesi che vorrei, come dire, dire in queste poche battute, con il mondo nuovo, con la nuova età del capitalismo. Noi siamo in una fase del capitalismo che io chiamo della totalizzazione del rapporto sociale di capitale, che è quella che è venuta dopo l'età della libera concorrenza, che è quella analizzata da Marx, e dopo quella dei monopoli, che è quella analizzata da Lenin e dai rivoluzionari della prima metà del Novecento. Oggi siamo in un'epoca in cui l'attuale gigantesca combinazione sociale delle produzioni, dei lavori e dei consumi fa sì che la valorizzazione, ossia la crescita reale dei valori di partenza, non si regge più, non può reggersi più sui singoli segmenti di lavoro vivo. È costretta a poggiare direttamente sulla potenza degli agenti sociali che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro. E quindi sulla mobilitazione produttiva del corpo sociale in quanto tale. E questi processi erano già all'opera negli anni 60 e 70 del XX secolo, anche se era difficile vederli, e avevano una conseguenza, e la conseguenza è che si intrecciano i tempi di lavoro con i tempi di vita, e si intrecciano i lavoratori specificamente definiti con l'insieme delle persone che percorrono gli spazi e i tempi dell'attuale società capitalistica. E dunque le contraddizioni tra l'alto e il basso della società non sono più circoscrivibili ai semplici tempi di lavoro, ma segnano contemporaneamente i tempi di vita. E di conseguenza le lotte operaie nei luoghi di lavoro acquistano valore reale solo se sono immediatamente intrecciate con le lotte sugli spazi di vita e sulla vivibilità degli spazi. Ora, nel Sud questa roba qua era più immediata, stava più nelle corde di questo proletariato precario che si muoveva. E io voglio chiudere, salto tutto quello che avrei voluto dire, con un aneddoto che secondo me è veramente significativo di questa particolarità delle lotte operaie al Sud. E negli anni tra il 71 e il 75, nell'area del Napoletano, in diverse grandi fabbriche e anche in diverse medie fabbriche, dalla Montefibre di Acerra all'Alfa Sud, dalla Cementir di Maddaloni alla Gel Ariston di Cancello, dei gruppi di sessantottini lanciarono la parola d'ordine che i cantieristi, cioè quelli che costruivano gli stabilimenti o quelli che li ingrandivano, no, che li raddoppiavano, dovevano essere assunti per primi nello stabilimento. Io mi ricordo un edile della Cementir che per tutti i mesi della lotta, mesi di picchettaggio ininterrotto, che nonostante la polizia impedì la concreta messa in funzione dei nuovi impianti e la stessa produzione dei vecchi, indossava una tuta che non so come si fosse procurata da un operaio interno dello stabilimento. Come sta scritto qua? Chiedeva provocatoriamente ai poliziotti nel corso dei continui fronteggiamenti, indicando la scritta sulla blusa. Sta scritto Cementir e io là devo andare a lavorare. Là dove c'era la stabilità. Questo intendeva. Era un operaio di esperienza e probabilmente i cantieri non gli sarebbero mai mancati, ma non era la stessa cosa. Essere un edile al sud era come essere bracciante.
Diventare operaio di fabbrica era lo stesso che diventare contadino. L'ingresso nell'industria era percepito come stabilizzazione della propria condizione di esistenza. Il vecchio movimento operaio parlava di profili professionali, di categorie rigidamente definite, distingueva ambiti e mansioni. L'obiettivo del passaggio dai cantieri alle linee industriali non era contemplato nella sua visione delle cose. Il Partito Comunista Italiano e la CGIL si contrapposero, infatti, a quelle lotte, bollandole come un'incomprensibile forzatura e anzi come una vera prepotenza. Non capivano che quel proletariato era già strutturalmente lontano dalla coscienza del produttore. E se lo capivano, non lo condividevano, la giudicavano una pessima cosa. Non erano in grado, il PC e la CGIL, di leggere, proprio per il loro retaggio staticamente novecentesco, il tendenziale intreccio delle questioni del vivere concreto con le questioni del lavoro, intreccio che veniva di fatto imposto proprio dallo sviluppo alienato del capitalismo della nuova epoca, quello che ho chiamato della totalizzazione del rapporto sociale di capitale, che produceva la spersonalizzazione operaia e la inedita realtà di un lavoro sempre più tecnologico e proprio per questo sempre più disancorato dalle abilità professionali, quelli che erano la base materiale che portava alla coscienza del produttore. Se il lavoro è diventato puro dispendio di energia dentro una combinazione generale della vita e delle attività di lavoro, è evidente che la questione diventa dove c'è maggiore stabilità, punto e basta, non dove c'è maggiore qualità del lavoro, dove c'è maggiore stabilità. Dunque il tema della qualità della vita che entra dentro le vicende dello scontro anche di operaio. Insomma, io finisco qua, volevo dire altre cose, ma credo che questo elemento di questo intreccio di vita e lavoro sia l'elemento decisivo che il 68 del Sud, che è stato pochissimo raccontato, in qualche modo ha cominciato a mettere sul tappeto. Grazie. Grazie Rino, un intervento pieno di spunti e di stimoli. Volevo solo un paio di passaggi anche qui. Nicola Zitara, che ricordo poi è stato anche per un breve periodo direttore di Lotta Continua e che è passato da Lotta Continua all'indipendentismo. Tu hai ricordato giustamente tra gli altri, quindi anche dando appunto dei titoli, degli spunti per chi poi vuole approfondire, L'invenzione del mezzogiorno, che è il suo ultimo libro. Io mi permetto di ricordare anche il proletariato esterno e Memorie di quando ero un italiano. E è un pessimismo quello che si coglie in alcuni di questi libri, che purtroppo io non sono un indipendentista, ma è un pessimismo che francamente, visto le cose come stanno andando al giorno d'oggi, appare profetico. E per la rivolta di Reggio Calabria, francamente, al sud lo Stato reprime, in altre zone meno. Secondo me, adesso, come hai detto giustamente tu, la rivolta di Reggio Calabria meriterebbe un approfondimento maggiore, quindi non è il caso, perché c'erano parecchi partigiani, cioè, oltre lì è emersa la figura di Ciccio Franco, forse era Alfredo Perna. Alfredo Perna, sì. Perché c'erano anche altri, adesso Zoccoli, Cassone, eccetera, tutti partigiani, ex partigiani. È diventata una... nell'immaginario collettivo una rivolta della destra, non era proprio così. E a questo punto secondo me anche la sinistra però deve un attimo decidere se regalare, dopo aver regalato il Sud ai 5 Stelle, se adesso lo vuole regalare alla destra. Oltretutto abbiamo visto ieri cosa è successo a Lodi, qui c'è un ritorno del fascismo alle porte, nessuno dice niente, tutti fanno finta di non vederlo, per primo il governo, però questo è. Oppure deve decidere se intercettare le pulsioni profonde, secondo me, che vengono dai territori. Io ovviamente sarei, come immagino anche tu, per carità, per questa seconda ipotesi.
Niente, allora passiamo al prossimo intervento. Ricordo ai relatori, come ho detto all'inizio, di presentarsi brevemente prima degli interventi. Il prossimo intervento è a cura di Sergio Marotta, che ci parlerà dell'irrisolto dualismo economico italiano, dalla questione meridionale alla coesione territoriale, al PNRR, che ho brevemente tratteggiato nell'introduzione, spero di non aver approfondito troppo. E prego, professor Marotta, a lei la parola. Grazie. Bene, grazie, grazie mille. Sentire il titolo che ho dato al mio intervento, come dire, mi ha fatto tremare di nuovo i polsi, perché, come dire, parlare di questi temi in 15 minuti è stato veramente azzardato. Però devo ringraziare Natale Cucurese innanzitutto, poi Roberto Morea e Loredana Marino, ma soprattutto Natale Cucurese per la sua introduzione, così mi ha, come dire, mi ha sollevato, diciamo, da un imbarazzo iniziale, nel senso che sono qui in presenza di persone che queste battaglie non solo nel Mezzogiorno le hanno studiate, ma le hanno anche in parte vissute. Con Guido D'Agostino, che ho ascoltato molte volte nelle sale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e quindi uno dei grandi esperti di questi temi, anche oggi ci ha detto cose importanti. Io sono un sociologo del diritto, cioè mi occupo dei rapporti, delle interconnessioni che ci sono tra diritto e società, tra il mutamento sociale e il mutamento giuridico. E quindi mi sono occupato anche delle cattive riforme fatte in Italia negli anni 90, e ho avuto la fortuna di farlo e di formarmi all'interno dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dove praticamente la posizione dell'istituto è stata sempre assolutamente ferma su, come dire, posizioni unitarie, ma che rivendicavano continuamente la parità di diritti del Mezzogiorno all'interno dello Stato unitario, tenendo sempre saldamente la barra al centro, appunto, sulla storia unitaria del paese. Proprio quando negli anni 80, negli anni della fondazione della Lega, si voleva far rinsecchire questa storia unitaria. E forse c'è la classe intellettuale di questo paese ci è ampiamente riuscita. Perché ci è ampiamente riuscita? Perché praticamente la storia della questione meridionale, io qui questione meridionale è chiaro che la intendo genericamente come una serie di considerazioni sul Mezzogiorno, sull'arretratezza del Mezzogiorno, che ritornano ciclicamente nella storia del paese. E guarda caso, ritornano ciclicamente ogni qualvolta che si tratta di decidere sul dualismo economico, cioè sul divario tra una regione, cioè un'area del Mezzogiorno che è economicamente arretrata, che è un'area, come dire, di confine, e quindi è l'area all'interno dell'Unione Europea, come ha ricordato Cucquese, un'area depressa all'interno dell'Unione Europea. Questa questione meridionale ritorna continuamente come pregiudizio antimeridionale, ma questo ce l'ha spiegato benissimo Antonino De Francesco nel suo, visto che qui, diciamo, poi ogni tanto questa parola lezioni un po', come dire, intimorisce, ma comunque Agostino De Francesco nel bellissimo libro che si chiama La palla al piede, riprendendo l'espressione di Colajanni, ci ha ben spiegato la storia del pregiudizio antimeridionale e di come venga fuori sistematicamente ogni qualvolta c'è qualche decisione importante sull'organizzazione economica del paese. E questo, diciamo, è stata una costante della storia unitaria. Tant'è
tanto più che lo stesso, come dire, lo stesso miglio, come dire, il teorico della Lega, ma che, ricordiamolo, è stato uno dei più grandi professori accademici italiani, quindi non è che era uno che veniva dal nulla, veniva dall'Accademia Italiana ed era uno dei grandi studiosi italiani, quindi non è che si inventava nulla, ma, come dire, ha dovuto ammettere nel suo ultimo libro, che io cito spesso, cioè L'asino di Buridano, che è proprio l'ultimo libro scritto prima di morire nel 1999, che ogni volta che si è dovuto prendere delle decisioni tra il sud e il nord del paese, si è sempre favorita una parte del paese, guarda caso il nord industriale, rispetto al sud agricolo. E questo è avvenuto più volte nel corso della storia del paese. È avvenuto più volte, io, come dire, ho cominciato studiando Spaventa, quindi farò solo un accenno per non andare molto oltre i 15 minuti, ma lo ricordo perché, c'è Guido D'Agostino che mi ha, come dire, ispirato, ma quando nel 1876 è caduta la destra storica, che in realtà destra non era perché era il partito risorgimentale, quindi non è la destra nel senso moderno, ma cadde sulle concessioni ferroviarie, cioè sulla necessità di fornire a tutto il paese un'infrastruttura ferroviaria che fino ad allora era stata costruita soltanto in una parte del paese, cioè nel Piemonte, in Emilia, nel Lombardo-Veneto. E quindi c'era già allora, diciamo, un divario nei chilometri di ferrovia che lo Stato unitario voleva colmare nazionalizzando le ferrovie. Nel 1876, la rivoluzione parlamentare del 76 fa cadere il governo di Minghetti, Emiliano Minghetti, di Spaventa e di Sella, porta al potere la sinistra meridionale e cade il progetto di infrastrutturazione ferroviaria del Mezzogiorno. Ma tornando al tema centrale, c'è il problema del divario, del dualismo economico. Il dualismo economico non solo non è stato ridotto, ma anzi è stato aggravato, è stato costantemente aggravato a partire dagli anni Ottanta del Novecento e con tutte le riforme amministrative che sono state fatte negli anni Novanta non si è fatto altro che aggravare il dualismo economico tra sud e nord. Tant'è vero che poi il rapporto Svimez del 2013, il rapporto Giannola del 2013, ritiene che il divario economico è diventato incolmabile e quindi che c'è un'area del Mediterraneo che è né più né meno come la Grecia, nel 2013 fu questo, come dire, questo salto di comunicazione della Svimez e quindi il problema del dualismo economico si sarebbe risolto attraverso, come dire, la soluzione attraverso la demografia, cioè il fatto che mentre prima il Mezzogiorno almeno aveva un incremento demografico costante, sarebbe diventata questo trend si sarebbe invertito e quindi sarebbe diventata un'area con una popolazione ridottissima. E quindi si sarebbe risolto da sé. Ora però tutto questo però non è avvenuto da sé. Tutto questo è avvenuto perché una parte della cultura di questo paese, anche della cultura accademica di questo paese, ha seguito il ragionamento leghista, il ragionamento che vedeva non più il centro della questione, appunto della questione meridionale, e ha voluto vedere un paese che invece doveva diventare ancora più ricco nelle zone che avevano meglio sviluppato un tessuto economico imprenditoriale, e cioè il famoso problema della locomotiva del nord. E qui è l'unica citazione che faccio da Pasquale Saraceno, perché Pasquale Saraceno, che è stato già citato in precedenza, ma nel rapporto Svimez, non ricordo se dell'89 o del 90, quindi già nell'ultima fase,
parlava del diffondersi, questa è l'unica citazione, parlava dell'appassire del sentimento dell'unità nazionale proprio in quelle aree sociali nelle quali le sue radici sono meno profonde e per le quali la conquista recente di una relativa prosperità non ha comportato un parallelo allargamento degli orizzonti culturali e civili. Di qui il diffondersi, in luogo di quel sentimento nazionale, di un rumoroso populismo dialettale che reclama in nome di interessi e culture locali la liquidazione fallimentare della nostra storia unitaria. È vero, Pasquale Saraceno, criticatissimo, ma criticatissimo da chi? Dai meridionalisti degli anni 90, da quelli che hanno gestito le politiche meridionaliste degli anni 90, perché forse noi dovremmo andarcene a rileggere questi libri, la fine, diciamo, come si è arrivati alla fine dell'intervento straordinario. Chi ha scritto libri, ricerche sulla fine dell'intervento straordinario e, chi ha fatto passare l'idea che, ovviamente, su cui possiamo anche essere d'accordo, che non è certo l'economia che trascina il sociale, ma, bisogna investire nel sociale per sviluppare l'economia. Però non è che l'intervento straordinario è finito da sé, non è che il divario con il sud è diventato incolmabile, è stato il frutto da sé, ma è stato il frutto di precise, precisissime scelte politiche che hanno sistematicamente penalizzato per una ragione o per un'altra il Mezzogiorno d'Italia. Ora, che il Mezzogiorno che fosse preda delle classi dirigenti, il mio amico Emanuele Felice, che è lo studioso, diciamo, che ha ripreso, insieme con altri, che ha ripreso, diciamo, molti degli studi appunto sui divari regionali, dice che se il Mezzogiorno è stato sfruttato, lo è stato da parte delle sue classi dirigenti. Però è ovvio che, non è che possiamo attribuire la responsabilità, del fatto di essere rimasti indietro ai meridionali, come fa molta della letteratura meridionalista, ma degli anni 90, ma non lo so, il libro di Mackay, questa idea che si passa un assemblaggio, che l'Italia è stato un assemblaggio difficile, ma che in realtà il meridione non ha saputo mai integrarsi, e la colpa sarebbe poi alla fine delle classi dirigenti meridionali e anche delle comunità meridionali. Ma questo è solo, un ultimo tassello di quell'idea che era nata già prima, che era nata negli anni 80 e forse ancora prima, negli anni 70. Dicevo prima Miglio, ma ricordo, ahimè, ero giovanissimo, ma ricordo il famoso articolo di Norberto Bobbio in cui della Stampa di Torino, che era del 1990, in cui, parlando della questione meridionale, diceva che in realtà era una questione dei meridionali. E quindi molta di quella cultura di sinistra del nord era profondamente, legata a questa visione in cui i meridionali in qualche modo erano responsabili. Ma, e qui, passo ad analizzare come tutta questa confusione, anche intellettuale, è passata, a confondere i concetti. Lo stesso concetto di federalismo non è stato inteso nel modo corretto da parte degli intellettuali e della cultura italiana. Federalismo significava federare, fedus, mettere insieme unità statuali diverse in un'unica unità statuale. Il federalismo italiano, il federalismo all'italiana, era una riorganizzazione di uno Stato unitario i cui equilibri non soddisfacevano, tutte le parti, o non soddisfacevano più tutte le parti del paese. E quindi si
fraintende il significato, si strumentalizza il significato di federalismo. E poi ovviamente dopo il federalismo si parla di devoluzione, si parla di, come dire, di altri termini, devolution all'inglese, si fa una confusione. La confusione passa persino nella denominazione dei singoli ministeri. La contraddizione passa all'interno delle istituzioni del paese, perché i ministeri diventano, assumono dei nomi strani, riforme istituzionali e devoluzioni. Alcuni altri nomi sono, come dire, bisognerebbe fare una ricerca sul cambiamento dei nomi dei ministeri, ma semplicemente per capire come questa contraddizione è entrata poi nelle istituzioni. Oggi noi abbiamo nell'attuale governo che Mara Carfagna, una donna del Sud, è ministro per il Sud e la coesione territoriale, mentre Maria Stella Gelmini, donna del Nord, è ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ora, come dire, il Sud e la coesione territoriale devono stare insieme, perché magari siamo noi che dobbiamo stare coesi, cioè noi nel senso noi regioni meridionali, che dobbiamo tenerci agganciati al resto del paese. Ma dall'altra parte invece c'è il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, che non a caso dopo questo periodo di, come dire, di crisi determinato dal Covid pare voglia in qualche modo rilanciare il problema delle autonomie, dell'autonomia differenziata. Ma quindi l'autonomia differenziata, adesso non voglio, come dire, altrimenti dovrei avere un'altra mezz'ora, ma insomma, ovviamente anche la riforma del titolo quinto è stata, come dire, la chiusura di un movimento di riforma che è stato guidato non solo dalla politica, ma anche da una larga parte intellettuale e anche, come dire, da un ceto dirigente di questo paese. Cioè quelle riforme non è che sono venute da sole. Quelle riforme nelle politiche meridionaliste, la fine dell'intervento straordinario, non è venuta da solo, qualcuno l'avrà deciso. E le varie le agende europee, la famosa agenda 2000 e poi le agende successive, i vari piani per il recupero delle aree interne, assolutamente meritorie, ma se andiamo a leggere anche il libro di Fabrizio Bacca, il recupero delle aree interne andava fatto in un certo senso destabilizzando le classi dirigenti locali, semplicemente perché non erano in grado di fare gli interessi della propria terra. Ovviamente, come dire, tutto questo ha, come dire, un suo ulteriore passaggio all'interno del PNRR, e qui praticamente non so quanti minuti ho, ma vorrei, come dire, almeno dire qualche cosa sul PNRR. Perché, come la vedo io, probabilmente mi sbaglio, ma qui noi abbiamo un problema che era un problema italiano, c'è un problema che riguarda il paese nel suo complesso, c'è un problema che riguarda l'assetto economico italiano dopo che c'è stata una serie di politiche dell'Unione Europea, che sono state quelle dell'allargamento a est dell'Unione Europea, che è stato voluto fortemente dalla Germania e che è stato fatto durante la Commissione Prodi, che di fatto ha messo fuori gioco una parte del paese, ha messo fuori gioco la manifattura meridionale. Ma questo lo spiega benissimo anche Gianfranco Viesti nell'ultimo libro, lo spiega sicuramente meglio di me. Ci sono stati una serie di problemi che hanno reso tutta l'Italia, non solo il mezzo, ci hanno messo in difficoltà tutta l'Italia, perché anche le regioni del nord, la Lombardia, il Piemonte, che ritenevano di avere un PIL molto più elevato rispetto alle regioni forti dell'Europa, hanno perso una larga parte del vantaggio. Quindi non sono, arrancavano anche
le regioni del nord. E quindi le mancate politiche di intervento nel Mezzogiorno hanno finito per danneggiare le stesse regioni settentrionali. Allora il problema era un problema che, ed è un problema che riguarda tutta l'Italia. E la risposta e la soluzione poteva, doveva e deve essere il Mezzogiorno d'Italia. Deve essere il Mezzogiorno d'Italia, e questo doveva essere il PNRR, perché altrimenti non si capisce come le politiche dell'Unione Europea in questo senso sono più avanzate, mi permetto di dire, ma sono più avanzate almeno da un punto di vista ideale rispetto alle politiche realizzate o almeno alle indicazioni del PNRR. Perché di fatto nel PNRR non sappiamo, ovviamente ci sono ampie assicurazioni che molti di quei fondi saranno spesi appunto nel Mezzogiorno d'Italia, ma questo di fatto non lo sappiamo. Non lo sappiamo se sarà rispettato questo famoso 34%, perché 34%, cioè in relazione alla popolazione residente, o il 40% che è indicato all'interno del PNR, sono, come dire, indicazioni di principio. Ma di fatto sarà così? E di fatto che cosa noi abbiamo? Che cosa noi abbiamo? Che cosa vediamo? Certo, la Cassa per il Mezzogiorno, lo ricordava prima di me molto più autorevolmente, della Cassa del Mezzogiorno sul Mezzogiorno è stato enorme. È stato enorme perché mancavano le infrastrutture e bisognava farle. Quindi non c'era nulla e bisognava portare l'acqua nel Mezzogiorno, bisognava portare l'acqua nella Puglia, nel Tavoliere. E quindi erano proprio interventi assolutamente, come dire, necessari. Ma oggi la scelta è ancora più politica. Cioè dobbiamo decidere di investire sul Mezzogiorno, di ripartire dal Mezzogiorno attraverso una scelta politica forte. E questa scelta politica forte c'è nel PNR. Io francamente ho cercato di studiare le 300 passa pagine, però in verità mi sono concentrato su quelle materie che conosco meglio e praticamente, per esempio, nei servizi idrici si dice espressamente che, come dire, le soluzioni autoctone, anzi si usa, come dire, le soluzioni autoctone con questo termine un po' strano che viene usato, diciamo, è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, quindi viene usato, diciamo, per le specie autoctone e per le soluzioni autoctone nei servizi idrici. Le soluzioni autoctone nel Mezzogiorno per i servizi idrici non hanno funzionato. E quindi praticamente questo PNR, che pure stanzia fondi di grande entità appunto sulle opere idriche, in realtà poi alla fine non si capisce bene che cosa farà per il Mezzogiorno, perché parla espressamente di possibilità di investimento dei fondi laddove vi siano dei servizi affidati a dei soggetti industriali affidabili, e praticamente poi rileva, sono dati del PNR, rileva che questi soggetti industriali affidabili di fatto non ci sono, perché dagli studi che hanno fatto per scrivere appunto il PNRR hanno visto che vi è nel Mezzogiorno un'insufficiente presenza di gestori industriali e quindi vi è un'ampia quota di gestioni in economia. Ma questa ampia quota di gestioni in economia non è che viene aiutata a diventare più efficiente, quindi anche ad essere una gestione pubblica, ma in qualche caso viene addirittura reso più difficoltoso l'investimento nei servizi idrici del Mezzogiorno. Tant'è vero che
ed è una delle poche volte in cui l'ho rilevato, addirittura nel PNRR si parla di un water service divide, cioè c'è un divario nell'uso dei servizi idrici che va ad aggiungersi, quindi il divario dei servizi idrici, il divario nell'uso dell'acqua, che è dovuto semplicemente al fatto che il nord è stato più bravo, sì, lo dobbiamo riconoscere che è stato più bravo, si è organizzato meglio, ha formato le grandi multi-utility che guarda caso sono ancora di proprietà o comunque controllate dal pubblico anche quando sono quotate in borsa, ma almeno nel campo non si era ancora questa idea del water divide, cioè del divario nel servizio idrico, anche se poi di fatto questo divario c'era. E allora non so se ho già preso troppo tempo, ma come concludere? Francamente io penso che l'Italia con il PNR ha la sua, ha la possibilità di restituire al Mezzogiorno una sua dignità attraverso le classi dirigenti meridionali. Le classi dirigenti meridionali non sono diverse dalle classi dirigenti del nord del paese. E questo noi non possiamo, la consapevolezza soprattutto, ecco, non vorrei parlare delle classi dirigenti perché spesso, ma insomma la consapevolezza attuale delle classi dirigenti del nord e del sud è una consapevolezza molto più matura, possiamo dire. Certo, può sembrarci a volte, i toni sono sbagliati, qualche tono è troppo forte, ma la consapevolezza è una consapevolezza matura sul fatto che il Mezzogiorno necessita di fondi, necessita di amministrazioni che sappiano investire in maniera produttiva questi fondi e lo sappiano fare. E lo devono saper fare. Questa capacità di spesa finora non l'hanno avuta. Questo lo sappiamo, perché la capacità di spesa anche nei fondi europei, certo, le regioni meridionali non hanno avuto la capacità di spendere questi fondi. Ma allora bisogna supportarle nella maniera più adeguata possibile. Ma investire i fondi in nuove tecnologie, in infrastrutture sì, laddove sono necessarie, mantenendo una tutela dell'ambiente, perché l'ambiente del Mezzogiorno è un ambiente delicato e quindi anche questo va in qualche modo difeso. Quindi non aggredito con una nuova centrificazione, va infrastrutturato con possibilmente le tecnologie più avanzate disponibili nella moderna ingegneria. Quindi opere infrastrutturali laddove sono necessarie, ma certo non cementificazione. E una proposta poi io ce l'avrei. Forse sarebbe ora il titolo quinto, sapete che sul titolo quinto abbiamo fatto una grande battaglia a partire dagli anni 90, isolatissimi, intendo all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, con pochi giuristi, ricordo Gianni Ferrara, da poco scomparso, il quale parlava del titolo quinto come un monumento all'insipienza giuridica e politica. Insipienza perché non riusciva a capacitarsi di come si fosse cambiato l'articolo 114, che era un articolo di un solo rigo e si fosse messo sullo stesso piano invece le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e lo Stato, come se lo Stato fosse un'entità non diversa dalle regioni, dai comuni, dalle città metropolitane, aprendo così il varco a questi accordi tra regioni e Stato
aprendo il varco poi dell'articolo 106, anche con l'articolo 116 terzo comma, e quindi a questo regionalismo differenziato che, come dire, veramente quello che non serve al paese, perché al paese servirebbe un grosso programma unitario per, come dire, tenere insieme il paese e tenerlo saldamente agganciato in Europa. E quindi l'ultima cosa che dirò è forse che una cosa che c'è nella Costituzione attuale, c'è nell'articolo 119, ci sono i famosi fondi perequativi. Allora una proposta si potrebbe fare, e cioè quello di inserire all'interno dei fondi perequativi, quelli previsti per le aree più deboli, tutti i fondi che non vengono effettivamente spesi. Quindi se non si riesce ad arrivare effettivamente a quel 34% o a quel 40% auspicabile di fondi da investire nel Mezzogiorno, allora che i fondi non spesi vadano all'interno dei fondi perequativi, anche perché i fondi perequativi sono senza vincoli di destinazione e quindi potrebbero servire effettivamente alle aree più deboli del paese. E ancora, e qui veramente mi taccio, finalmente è venuto il momento di superare questi che sono diventati dei veri divari di cittadinanza. Non sono più tollerabili i divari di cittadinanza tra il sud e il nord del paese. Adesso c'è piena consapevolezza, abbiamo dei dati abbastanza affidabili, perché abbiamo degli studi affidabili, abbiamo capito che il criterio, come ricordava l'ottimo Natale Cucurese, che il criterio della spesa storica è stato un disastro completo per il Mezzogiorno, quindi ha creato dei divari, ha aumentato dei divari, in qualche caso li ha creati, ha creato dei divari, e non è più tollerabile il criterio della spesa storica, ma è augurabile che vengano venga superato il divario che è diventato divario di cittadinanza, come dicono giustamente nell'ultimo libro Luca Bianchi e l'altro coautore che in questo momento non ricordo. Il PNRR, in questo senso, il PNRR finisce per acquisire una filosofia, diciamo, che è quella degli ultimi 30 anni, una filosofia che vede nel mercato la soluzione dei problemi, e in questo caso però direi che il mercato, ma qui io non essendo un economista, direi che seguendo, diciamo, anche i dibattiti economici più, diciamo, seguendoli superficialmente, ma insomma seguendo il Festival dell'Economia di Trento, giusto per dirne una, ormai anche, diciamo, gli economisti hanno capito che il mercato non può essere la soluzione, e quindi noi dobbiamo inventarci nuove politiche pubbliche che finalmente, come dire, ridiano dignità non solo al Mezzogiorno, ma ridiano dignità all'intero paese saldamente agganciato all'Europa. Quindi grazie, spero di aver esposto almeno ordinatamente alcune idee, e vi ringrazio. Grazie a lei, professor Marotta, è stato un intervento dal mio punto di vista totalmente condivisibile, ma penso da parte di tutti. Mi riaggancio solo all'inizio, quando ha detto la situazione attuale è frutto di precise volontà politiche, e su questo penso che non ci possano essere dubbi. Se pensiamo, ad esempio, che secondo l'Eurispes, nel suo rapporto Italia 2020, c'è stata una sottrazione di risorse al sud a favore del nord, quindi fondi che dovevano andare al sud a favore del nord, dal 2000 al 2017, per ben 840 miliardi di euro,
ricordando poi, come ha detto lei giustamente, che nel 2001 c'è stata poi la modifica anche per maggiorare le cose del titolo quinto della Costituzione. Ora, prima di passare al prossimo intervento, c'è una domanda che arriva, più che una domanda è una precisazione, da Massimo Cogliandro su quanto abbiamo detto prima della rivolta di Reggio Calabria. L'innesco della rivolta fu dato a Piazza Duomo dall'allora sindaco Battaglia, che sapeva di avere l'appoggio delle sinistre e delle destre. Le sinistre, per aver spinto la discussione che infiammò i regini, li abbandonarono. E poi ci sono alcune considerazioni, visto che Massimo Cogliandro è di Reggio Calabria, che riguardano l'altra provincia, per cui Massimo mi perdonerà, ma la rivolta fu una truffa doppia partita da Reggio Calabria, che da quel momento è stata depauperata di tutti gli uffici pubblici, si tratta di migliaia di posti di lavoro, infatti questo veniva poi anche detto all'epoca, ricordo bene, che hanno trasformato le due città. Con questo voglio dire che se i Savoia hanno oppresso e sfruttato il meridione, in Calabria è stata eseguita la stessa manovra da parte del popolo regino, immagino che si riferisca all'amministrazione. E bene, adesso passiamo al prossimo intervento, che è una registrazione, se non ho capito male dall'introduzione di Morea, Il Mezzogiorno d'Italia e il capitalismo contemporaneo, a cura di Imma Barbarossa. Molto importante e molto complesso, e cioè il Mezzogiorno d'Italia e il capitalismo contemporaneo. Comincio con un dato storico. Il dato storico è che nel Mezzogiorno non c'è stata la resistenza, se c'è diciamo eccezione delle quattro giornate di vita. Il Mezzogiorno è stato saccheggiato, è stato considerato una terra di sudditi. Abbiamo avuto dei movimenti di rivolta isolati, parlo del 1799, la famosa rivoluzione di cui scrisse il saggio importante di Vincenzo Cuoco, il 1857 la spedizione di Satana, di Carlo Musicali, ma come già Cuoco disse, scrisse, i movimenti intellettuali, anche se intervenivano sulle condizioni sociali, economiche, di povertà delle masse individuali. Io comincio su questo, parlerò brevemente anche io. Non so gli altri, ma io non riesco a sentire bene, non riesco a seguire, scusatemi. Di cui naturalmente non parlerò in quanto sentenza. Nemmeno io riesco a seguire. È stata pronunciata, è stata diffusa. La sentenza di primo grado che ha come elemento di fondo un Roberto Morea riesce dalla regia, perché effettivamente c'è qualche problema d'audio. Purtroppo l'audio è stato, abbiamo ricevuto il video così e magari lo recuperiamo, però questo è il massimo che si può fare. Volete, lo interrompo, se no si riesce a seguire. Io da qua io lo sentivo, quindi non so se voi avete un audio diverso dal mio. Lo riprendo. Il quartiere di Tamburi, il quartiere di Paolo VI, ho visto le polvere rosse, ho visto il fumo, la puzza dentro le aule universitarie che fronteggiavano, seppur a distanza, l'IVA. Noi, il quartiere Tamburi
vicino all'Ilva, affinché è una cosa avvenuta, l'ha fatta così, affinché l'Ilva prendesse i soldi e l'asporto e il lavoro del soldo. È una vera e propria occupazione del territorio con la famiglia Riva che ha corrotto i sindacati, presentando pesante regalando i palazzetti di Sporta, la Fiume, la masseria di Carella, facendo dare la possibilità ai figli di andare a giocare in questi luoghi, ha corrotto la chiesa, corrotto i vescovi e corrotto le istituzioni. Quindi un vero e proprio saccheggio. Teniamo presente che quando accomodiamo in Liguria si chiude la zona di acciaio, l'Alto Forno, la produzione di acciaio eccedente arriva a capo. Non sto parlando di una nostalgia neurologica, come erano bene termini, dicevano i campi, i concerni, i vini, eccetera. Ma il saccheggio che è stato organizzato e voluto veniva da un'idea sbagliata e micidiale del termine sviluppo, anche su questo, diciamo. Quindi il sud diventa un luogo di sudditi. I tentativi di ribellione sono falliti, sicuramente, e tutto quello che è avvenuto negli anni 60-70 del Novecento è stato interpretato come sviluppo nel senso di occupazione del territorio da parte delle industrie, prevalentemente le industrie di Europa. Una terra di conquista e una terra di saccheggio. Lo sviluppo diventa costruzione di fabbriche in Europa. In questo c'è anche un errore, mi ricordo perfettamente, anche del gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano, il responsabile dell'intero partito, si dedicavano anche a questo sviluppo, nel senso di sviluppo industriale. Non seguivano certamente l'analisi sulla questione meridionale di Bausch, ma invece puntavano alla occupazione dei lavoratori, dei massi, ai poli industriali, Taranto, Bagnoli, Menfi e la Fiat, la Basilicata, le Trivelle e tutto quanto, forse. Ma vediamo oggi che cosa, qual è la situazione. La situazione è questa, l'imbarazzo di un soggetto che avrebbe dovuto essere un soggetto alternativo. L'imbarazzo del sindacato, anche da sindacato, la sinistra, diciamo, è legato a questi problemi. La situazione di questa, ricordo naturalmente, tutti ricordiamo, un comizio di bambini interrotto da una protesta del Comitato Liberi Pensanti, la spaccatura tra gli ambientalisti e i dirigenti sindacali e quindi la spaccatura tra lavoro e salute, tra vita e sviluppo. E la spaccatura che noi viviamo oggi, durante tutta questa vicenda che ci ha visto immersi nella pandemia, e cioè la cosiddetto contrasto tra apertivisti e chiusisti, cioè tra il contrasto tra lavoratori dipendenti e padroni dei ristoranti, tra lavoratori operai che venivano
licenziati che non avevano i cosiddetti ristori e quelli che dicevano dobbiamo cogliere, dobbiamo riprendere, dobbiamo ripartire e quindi tutta l'industria alberghiera, le discoteche, cioè tutta quella drammatica situazione del contrasto tra salute e lavoro, tra ambiente e sviluppo, tutta quella drammatica situazione che il Mezzogiorno, in particolare la Puglia, ma non solo, ha vissuto, avendo come emblema una fabbrica che produceva morti, tumori, bambini, anziani, operai, ex operai, abbiamo avuto anche a Bari situazioni del genere, tutta quella situazione si è riprodotta in una situazione drammatica in cui c'è stata la strage degli anziani, la strage di coloro che morivano negli ospedali senza vedere i loro figli, i loro nipoti, la moglie, il marito, insomma i loro cari, abbiamo vissuto in questo momento senza avere imparato. In questa critica dello sviluppo, una grande importanza, un grande protagonista c'è stato oltre agli ambientalisti, oltre a coloro che avevano visto le pecore uccise perché piene di diossina, le mitiche cozze di tavolo, le mitiche perché erano piene di corruzione, diciamo, materiale. In questa, oltre a questo momento, c'è stato un soggetto che io chiamo un soggetto eccellente, e cioè le donne. Cominciamo dalle madri, le madri dei figli che non vivono, che si sono organizzate in un comitato di madri. Le madri che dicono che bisogna chiudere, e tornate a chiudere vuol dire, e io per parlo, i lavoratori, e che ne facciamo? Che succede? Naturalmente c'è la possibilità. C'è la possibilità di cambiare la situazione. Ci sono esperienze in Germania, ci sono situazioni diverse. Ma soprattutto non è possibile pensare che la situazione possa essere continuare in questo modo quando invece ci sono le morti. Questo è inaccettabile. Quindi a partire da questa inaccettabilità, insomma, parlare delle donne. Le donne se Natale. Bene. Sì, grazie. E niente, ringraziamo anche Imma Barbarossa per come qualità. Come? Dicevo, ringraziamo Imma Barbarossa per questo intervento video e passiamo all'ultimo intervento che è sempre con un contributo video a cura di Giovanni Russo Spena, il movimento operaio e la questione meridionale. Fin dal 1900. Ops. Scusate. Gramsci tratta la questione meridionale come specifica determinazione del capitalismo e considera la necessità di dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti fra operai e contadini si pone non soltanto come un problema di rapporti di classe,
ma anche specialmente, come dice espressamente, come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale. Il tema che pone ripetutamente Gramsci è quello di andare oltre l'unità nazionale risorgimentale, ritenuta reazionaria perché basata sull'annessione delle regioni del sud, per sviluppare un senso reale di nazione fondato, cito fra virgolette, sull'alleanza politica fra operai del nord e contadini del sud per rovesciare la borghesia dal potere di Stato. Quindi tratto nei pochissimi minuti che ho a disposizione solo tre punti di questa vasta problematica. Il primo è la solidarietà proletaria tra nord e sud, che vive soprattutto quasi solo nel conflitto, nei punti alti della lotta di classe. Il secondo punto, cioè la necessità del rilancio di una pianificazione democratica storicamente determinata, che assume oggi peraltro una intensa contemporaneità. E come terzo punto, la ricostruzione di una sinistra meridionale, che significa assumere una dimensione euro-mediterranea. Parto quindi dal primo punto. Tanto più nell'attuale contesto, in quanto le varie forme di populismo nazionalistico ed antimeridionale, oggi anche il populismo tecnocratico di Draghi, si fanno potere, diventano potere, è tanto più importante questo tema. È necessaria insomma una dimensione strategica, un punto di vista, perché oggi il Sud è percorso dalla domanda di una identità smarrita, e il Sud paga una sindrome antimeridionalista che cresce all'interno del capitale predatorio che pretende il monopolio totalizzante delle risorse europee. I Giavazzi, gli economisti bocconiani dello staff di Draghi ritengono il Sud assistenzialista e incapace di utilizzare e programmare risorse, e nascondono ipocritamente il vero problema che divide il paese, che è appunto la disuguaglianza tra i territori. Lo sviluppo diseguale è il frutto delle risorse, frantumano il tessuto sociale meridionale ed è a rischio la stessa tenuta dell'organizzazione democratica. Noi dovremo ovviamente lottare a fondo, tra l'altro, contro la forzatura anticostituzionale della cosiddetta autonomia differenziata, cioè la cosiddetta secessione dei ricchi, che spezzerebbe l'unità nazionale prevista dall'articolo 5 della Costituzione. Insomma, occorre la rottura del discorso politico generale, intensificare i conflitti, costruire emergenzialità di massa, sindacalismo territoriale, camere del lavoro, l'impianto della orizzontalità, la diffusione di pratiche sistematiche di mutualismo conflittuale e solidale. I rapporti in questo ambito fra movimento operaio e questione meridionale sono sempre stati molto intensi nelle fasi alte del conflitto. Ne cito soltanto alcune. Ricordo ancora, ero un giovane partecipante, la giornata del 22 ottobre del 1972. Sembra un'altra epoca, eppure ci parla ancora. Arrivarono a Reggio Calabria 50.000 operai delle fabbriche grandi e medie del nord Italia. Si recavano a Reggio Calabria, famiglie difficoltà e trappole e provocazioni, perché solidarizzavano con i movimenti meridionali che venivano accerchiati dal popolo di Achimolla, dal neofascismo che tentava di conquistare spazi ampi anche a causa degli errori del PSI e della loro APC. Quegli operai si saltavano cioè alle persone meridionali ancora di sinistra che avevano una coscienza di lotta anticapitalista oltre che antifascista. Il corteo iniziò, ricordo, la mattina alle 11 e si concluse la sera. Molti treni erano stati bloccati dalle bombe fasciste e migliaia di lavoratori arrivarono la sera, quindi dopo una estenuante giornata di viaggio, a manifestazione già conclusa. Grande passione vi fu,
e grandi lotte unitarie. Anche in seguito, basti pensare alla lotta storica contro le gabbie salariali o alla vertenzialità diffusa sui temi dello Stato di diritto e del modello sviluppo. Una battaglia che poi in verità sul piano del modello di sviluppo perdemmo clamorosamente con l'insediamento di cattedrali nel deserto che distrussero tessuti esistenti, di sviluppo autocentrato e di democrazia di prossimità nel sud. Intanto si andavano svuotando e si erano svuotate quasi completamente nel ventennio 1951-1971 le campagne meridionali. Diventava quindi obsoleta intatta la storica alleanza gramsciana tra contadini del sud ed operari del nord. Intanto nel 68 e negli anni seguenti il nuovo biennio rosso 68-69 attraversava le classi sociali, scomponendo e ricomponendo in una nuova visione dell'Italia e del mondo le classi sociali stesse. E qui saltarono anche i pregiudizi razzisti del nord, anche perché la nuova classe operaia, gli immigrati meridionali al nord, erano e diventarono le nuove avanguardie nelle lotte di fabbrica, delle grandi fabbriche del nord. Ricordo tante manifestazioni nord e sud uniti nella lotta, anche fisicamente uniti nella lotta, oltre che nelle piattaforme. Dagli inizi degli anni Ottanta la sconfitta operaia, la sconfitta del lavoro, dei lavori, frantumò la visione della classe unitaria. Il mezzogiorno si articolava al suo interno nei tanti mezzogiorno, ma perdeva ruolo nelle forme, nei modi, nei rapporti di produzione e sociali, anche per la espansione della globalizzazione liberista. Il Sud non era più serbatoio di forza lavoro a basso costo per le industrie del nord, e la globalizzazione liberista aveva anche reso marginale per il capitale del nord il mercato meridionale. Quindi il capitale italiano ricostruiva le catene del valore soprattutto attraverso l'import export e nel triangolo industriale attraverso l'integrazione subalterna delle fabbriche del nord Italia nel sistema tedesco e la nascente lega di Bossi, dal punto di vista ideologico e anche simbolico, era figlia e collettore anche di questi processi strutturali. Quindi la secessione dei ricchi nasceva lì, nelle valli Brianzole, nella pianura padana, sino ai confini con la Carinzia, con la Slovenia, quella che poi divenne la tragedia appunto scissionistica dell'ex Jugoslavia. Insomma, via via, con la crisi economica e il federalismo fiscale, con la subalternità assoluta all'interno di un'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale infatti scrive nel suo ultimo rapporto che ogni anno vengono immessi nei circoli finanziari globali capitali mafiosi per una cifra compresa tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo. E le mafie con le risorse del recovery fund faranno grandi affari. C'è questo grande rischio, lo sappiamo. Non dobbiamo essere ipocriti, sappiamo che tutte le volte che vi è una grande emergenza e giocano tanti soldi, la borghesia mafiosa accresce la sua accumulazione. Basti pensare che già alcune inchieste scientifiche di Libera dimostrano che già per un futuro ponte sullo stretto di Messina già le mafie si sono attrezzate per gli appalti e subappalti. E tanto più ora perché siamo in un tornante storico di ricollocazione dei poteri politici. A più di 150 anni dall'Unità d'Italia, appunto una rivoluzione fallimentare e tradita, come diceva Gramsci. Quindi qui sta il tema di fondo dell'identità meridionale, perché la domanda allude non più soltanto alla contraddizione strutturale, ma a una contraddizione tra capitale e vita,
perché si sta ricostruendo appunto la filiera dei territori. E quindi ci interroghiamo di nuovo sul che cosa, come, per chi produrre, vecchi interrogativi classici da lasciare. Il Sud non è, lo sappiamo, solo i liberisti fino a non saperlo, il Sud non è una nicchia di arretratezza, cioè arriverà lo sviluppo capitalistico e lo salverà. Arriveranno le infrastrutture devastanti come il ponte sullo stretto e sarà la rinascita del Sud. No, ma invece il Sud è proprio un epifenomeno della globalizzazione, una pratica totalizzante delle vite precarizzate, ma anche con contraddizione apparente, grande energia, grande potenza. Il Sud è anche una grande potenza sociale, con i suoi tantissimi giovani e tantissime ragazze. C'è una società giovane che rifiuta la logica della dipendenza, quindi ci sono contraddittoriamente, ci sono anche possibilità di grandi movimenti. È chiaro che quindi questa nuova questione meridionale ci parla di un nuovo spazio pubblico, di una concezione di sviluppo autocentrato, senza cadute economiciste, e quindi anche lotta organizzata per le risorse, partendo dalla mappa dei bisogni. Dobbiamo strappare le risorse del recovery fund, altrimenti andrebbero tutte al nord e tutta la capitale predatoria appunto delle industrie del nord. Questo ci ricollega al secondo punto, cioè la necessità di una, diciamo provocatoriamente così, di una nuova pianificazione, non una pianificazione in senso classico staliniano, ma una nuova pianificazione democratica che parta da una emergenzialità sociale, da un salario minimi per legge introdotti, da reddito universale di base, come piattaforme unificanti, una resistenza insomma classista, un mutualismo conflittuale. Non c'è patto dei produttori di cui parla Draghi, di cui parla anche la CGIL, o perlomeno alcuni settori della CGIL. Io credo che vada ridefinito il rapporto tra lo sviluppo autocentrato locale, cioè tra il territorio, e la complessa critica dell'economia politica. Per l'unità degli sfruttati va ricostruito contro la cosiddetta autonomia differenziata e su piattaforme che mettano insieme i nessi anche di lotta e di organizzazione, che nel Mezzogiorno comunque vi sono come rivoli a volte sparsi, rivoli classici. Ma che vi sono. Cioè queste lotte in qualche modo possono essere un contraltare anche sul piano dell'organizzazione democratica rispetto all'ordoliberismo vero e proprio, che rischia di essere la struttura che l'Unione Europea proietta nel recovery plan, nei nuovi rapporti quindi che anche in Italia vengono a determinarsi. E eviterei peraltro, Dico questo perché nel Sud tra tanti giovani si sta introducendo questo falso mito, eviterei peraltro che nella disperazione delle ragazze e dei giovani meridionali nascessero mitizzazioni di una pretesa età dell'oro borbonica e presa voyata, che nasce da questa disperazione, anche dai rancori, e questa disperazione vengono generati nella società del Sud, ma che mitizza dei regimi fondati su grandi disuguaglianze, su sofferenze popolari immani e su assoluta assenza di democrazia. Insomma, qua non si tratta di tornare dietro ai borboni, ma si tratta di andare avanti verso forme nuove di organizzazione democratica e anticapitalista. Marx infatti analizzava la tendenza storica in atto verso la centralizzazione dei capitali. E proprio le forze del mercato lasciate a se stesse portano a concentrare il potere economico nelle mani di gruppi di capitalisti sempre più ristretti, sempre più elitari, e quindi a lungo andare finiscono per accentrare anche il potere politico, quindi l'accentramento di capitali ma anche di potere politico. E quindi la sfida per una moderna pianificazione collettiva che sviluppi anche le individualità sociali, le capacità professionali, individuali anche, nasce da qui. Questo è un nuovo baricentro, una nuova priorità di questo rovesciamento del campo, anche rispetto all'Unione Europea. E qui introduco brevemente il terzo punto.
Il sud è una cerniera naturale, storica, perfino geopolitica, tra Europa e Mediterraneo, peraltro due realtà, come sappiamo, in profondo sommovimento. E quindi l'idea della regione aeromediterranea permette di approfondire non soltanto i temi sociali o il sistema dei valori, ma i temi anche produttivi. Parziale sganciamento, lo chiamava alcuni decenni fa Samir Amin. C'è una, deve essere la guida unitaria per l'azione, di un rumore sociale di fondo, quelle lotte classiche di cui parlavo precedentemente, il rumore sociale di fondo che c'è ma che non trova punti di riferimento, non trova soggettività, non trova strategie. E quindi ripartiamo dalla ripubblicizzazione e risocializzazione di beni non mercificabili, dal valore d'uso, acqua, reddito, cultura, formazione, vita. Ripartiamo dalla necessità di ricostruire finalmente un sindacalismo territoriale e classista, che non sia più subalterno al confederalismo generico di sindacati di Stato, che nel sud sono forti, la CIS, la UIL, ma anche settori della CGIL. C'è una regione mediterranea che sia anche un sistema di valori, pacifisti, antirazzisti, europei, italiani, così come nordafricani, mediorientali, cioè parte integrante di un programma di riflessione, di impegno, di lotta per un Mediterraneo smilitarizzato e denuclearizzato, cioè un luogo di meticciato culturale, ma anche di cooperazione produttiva, cooperazione non solo nord-sud, ma anche sud-sud, di nuove ragioni di scambio, anche di nuove aree economiche liberamente integrate fra i popoli mediterranei. Quindi c'è anche un'altra idea di economia, non solamente lotta anticapitalista, ma lotta anticapitalista che permettono di proporre anche nuove forme di economia alternative rispetto a quelle accettate dall'Unione Europea. Così io credo che possiamo superare anche lo spaesamento che viviamo in questo momento nel sud, cioè occorre fare la fatica, come dicevano i nostri maestri tanti anni fa, occorre fare la fatica di riorganizzarsi nei luoghi di lavoro, nei luoghi di vita, leggere i bisogni, dai bisogni far nascere le organizzazioni, far nascere anche le soggettività. Certo, qui si vorrebbe, ma non è il tempo di trattarlo, valuto soltanto come titolo, certo, qui si vorrebbe risolto il tema delle forme della politica, come costruire le coalizioni, il dialogo, la cooperazione fra pluralità di soggetti non ordinati in forma gerarchica, ma in forma orizzontale. Insomma, io credo che dovremmo discutere e lavorare insieme, partendo dai temi che questo è importante, perché importanti conferenze, tutti i giorni di conferenze meridionali ci hanno permesso perlomeno di discutere, a cui abbiamo alluso, una sorta di laboratorio, come il laboratorio Sud è, un'officina sociale, vorrei dire più modestamente, un'officina sociale per incominciare a ridiscutere una serie di questioni. Cosa intendiamo appunto quando parliamo di inchiesta sociale, quando vi è appunto oggi una insondabilità vera e propria del mercato del lavoro, quando il lavoro e il non lavoro sono diventati un tratto forte nella vittoria del capitale. Ecco, io credo che dovremo in qualche modo ricominciare da qui. La lotta, e concludo, per l'investimento pubblico nel Mezzogiorno, quindi deve collegarsi al lavoro politico sull'auto-organizzazione sociale. Devono stare, a mio avviso, insieme, come ci dice la storia del rapporto tra appunto movimento operaio e meridionalista. Cioè investimento pubblico, ma collegato al lavoro politico dell'auto-organizzazione sociale. Insomma, lavoriamo insieme a tutto il movimento operaio per gradi superiori di politicizzazione sociale, che sia più intensa, una politicizzazione sociale più integrata, più completa, meno frammentata rispetto a quella attuale. Insomma, mi sembra che sia ora il tempo di impegnarsi a fondo su questi temi. Grazie. Bene, ringrazio molto Giovanni Russo Spena per l'intervento che
stato interessante anche per aver ben definito nella parte finale quello che è la mission, diciamo così, del nostro laboratorio. Ora, come detto all'inizio, si può aprire uno spazio dedicato al dibattito, se vi sono da parte dei relatori da fare delle precisazioni o se ci sono spunti di discussione anche sugli interventi degli altri relatori. Nel caso basta richiedere la parola, anche perché di altre domande non ce ne sono, l'unica che era arrivata era semplicemente una precisazione. In caso contrario ci avviamo alla chiusura, come preferite, insomma. E, bene, allora chiuderei qui. E grazie a tutte e a tutti, sia ai relatori di questo incontro che a quelli delle due puntate precedenti. Ringrazio chi ci ha seguito o ascolterà la registrazione delle tre puntate dal canale YouTube di Transform Italia, registrazione che ovviamente rilanceremo dalla pagina Facebook del Laboratorio Sud. Ricordo ai relatori di mandarci prima possibile gli interventi per la pubblicazione, il numero di battute è già indicato nella mail che a suo tempo abbiamo inviato a tutti. Ovviamente se ci fossero dei dubbi contattateci, insomma non ci sono problemi. Io ringrazio tutti e passo la parola per la conclusione a Roberto Morea. Grazie. Sì, no. Pronto, mi sentite? Allora, no, intanto grazie soprattutto a te, Natale, per l'ottima conduzione di questa ultima puntata di questa serie. E come ha detto Natale, i lavori saranno fruibili attraverso il nostro canale YouTube, ma soprattutto avremmo intenzione non soltanto di riprendere questo discorso fin dall'estate e di migliorare un po' il percorso che abbiamo fatto fin qui, ma anche quello di raccogliere contributi, testi che ci inviano e ci invierete, e con l'aggiunta possibilmente anche di nuovi contributi, realizzare una pubblicazione che torni un po' a mettere questa questione al centro anche del dibattito politico, che spesso diciamo si dimentica di affrontare temi come quello della questione meridionale. E ringrazio Sergio Marotta, Rino Malinconico e tutti gli altri relatori, e a loro do appuntamento appunto dopo l'estate, e intanto buona serata. Grazie, a presto. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti.